Visto che si tratta dell'ultimo incontro dedicato concretamente alle esperienze didattiche. Prima di cominciare, vi vorrei mostrare, in modo che possiate, poi farli passare in modo che possiate esaminarli, alcuni libri che concernono la didattica dell'italiano come lingua seconda. Per primo il manuale di didattica dell'italiano L2 di Adori, Palermo, Troncarelli, di cui hanno parlato a lungo colleghi Massimo Palermo e Donatella Troncarelli, che abbiamo avuto ospiti nel nostro ciclo di incontri. Un secondo volume, Percorsi e strategie di apprendimento dell'italiano lingua seconda, sempre a cura di Massimo Palermo. Una interessante esperienza fatta all'Università di Messina, che ha dato poi luogo alla redazione di questo volume, intitolato La creatività nell'insegnamento dell'italiano per stranieri, a cura di Fabio Rossi, con la presentazione di alcuni dati statistici che inquadrano il problema teorico e la presentazione di alcune esperienze didattiche. E ho lasciato per ultimo Spazio di inclusione e prospettive di apertura, percorsi didattici per una scuola che cambia, curato da Leila Corsi e Paola Fioravanti. Leila Corsi l'avete conosciuta, Paola Fioravanti ha partecipato fino allo scorso incontro al nostro ciclo di lezioni. E, tra l'altro, Paola Fioravanti voleva intervenire anche oggi per presentare una sua esperienza didattica, si scusa, rimanda al prossimo anno, era impegnata con il ricevimento docenti. L'ho lasciato per ultimo, Spazio di inclusione e prospettive di apertura, perché il volume raccoglie contributi e interventi presentati nel corso di un seminario che si è tenuto presso il Liceo Scientifico Buonarroti di Pisa, e quindi forse alcuni di voi lo conoscono. Io allora comincerei subito con Francesca Faleri della Scuola Media Mazzini di Livorno, che ci parlerà di più di un'esperienza didattica che ha avuto modo di provare con i suoi allievi. Vi volevo raccontare alcune esperienze che ho condotto quest'anno con una classe in cui insegno italiano, una seconda, e devo fare una premessa. Allora, la collega che conosce la classe lo sa, è effettivamente una classe speciale, perché è fatta da ragazzini sempre molto attenti, entusiasti, che hanno accumulato delle buone competenze e che accolgono con piacere tutto quello che viene proposto loro, quindi è molto probabile che i risultati, secondo me, buoni che ho ottenuto con queste attività dipendano dalla qualità della classe più che dalla qualità delle attività. Però ho lavorato con piacere su queste attività e quindi pensavo di presentarvele. E la prima l'ho intitolata Piccolo laboratorio di traduzione. Ho pensato di parlarne perché è piaciuta, ho notato, soprattutto a quei ragazzi che sono proprio di origine straniera, cioè che parlano in casa una lingua diversa da quella che parlano in classe. E nella classe in questione sono molti, perché sono un quarto degli studenti che, pur essendo nati o comunque scolarizzati in Italia, quindi con delle competenze linguistiche molto simili a quelle dei colleghi che sono completamente italiani, hanno comunque questa differenza rispetto ai compagni, cioè che a casa parlano un'altra lingua per vari motivi. E sono stati molto interessati, soprattutto in una prima fase di definizione teorica del concetto di traduzione, che avevo un po' lanciato lì come introduzione al lavoro vero e proprio sul testo. E lì per lì la cosa mi aveva colpito, poi però riflettendoci a mente fredda era normale che fosse così, perché loro in quel momento si sono sentiti davvero più competenti dei compagni, perché sono consapevoli del fatto che per i compagni la traduzione è un lavoro scolastico, mentre loro continuamente traducono perché in contesti diversi parlano lingue diverse. Quindi è stato, insomma, per loro piacevole provare a dare una definizione, cosa vuol dire tradurre, cosa vuol dire fare una traduzione fedele, perché si sentivano un po' insegnanti, i compagni magari erano meno competenti di loro.
Il testo su cui abbiamo lavorato è il testo in francese del Piccolo Principe, romanzo che loro avevano letto completamente in italiano e su cui poi abbiamo un pochino lavorato. Ora ho cercato di distribuire lo stesso materiale che ho distribuito in classe. E questo è quello che abbiamo fatto nella prima lezione, il laboratorio è durato 3 lezioni. È materiale costituito da 2 cose. Nella prima c'è un piccolo brano di riflessione teorica sulla traduzione, io l'ho preso da qui e ho portato il libro perché per me è stata una lettura molto piacevole, no? Umberto Eco dire quasi la stessa cosa, che non è neanche un testo tecnico, raccoglie esperienze di traduzione che Umberto Eco racconta sia come traduttore sia come autore tradotto e è abbastanza, insomma, agevole da leggere, a me è piaciuto. Ho pensato di far leggere un piccolo brano anche agli studenti, intanto perché dà un esempio di come sia difficile tradurre un modo di dire, una traduzione fedele di un modo di dire, ovviamente non è una traduzione fedele parola per parola, è qualcosa di diverso, però quindi gli ho fatti riflettere su questa cosa, tra l'altro si parte dall'inglese, dall'americano, che è la lingua che loro studiano di più a scuola, anche se non conoscevano questo modo di dire. Mi sembrava interessante portare, e ogni tanto lo faccio, brani di letteratura scientifica in classe perché intanto si abituano anche a questo tipo di lingua e poi comunque nell'invalsi lo possono trovare, quindi averci lavorato un pochino può essere sempre utile. Una volta lavorato sul concetto di traduzione in generale, abbiamo iniziato a lavorare sul testo vero e proprio e ho scelto proprio il testo della dedica per iniziare a lavorare, poi abbiamo lavorato anche su un capitolo. Chiedo scusa a quelli che non conoscono il francese, comunque il testo è molto semplice, chiedo scusa a quelli che conoscono il francese perché ora ne leggo una parte. Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. Sono stata fortunata perché io non avevo preparato in maniera molto puntuale tutta l'attività di traduzione, però già questa prima frase ci ha permesso di lavorare per un po' di tempo, perché ho chiesto alla classe di proporre una traduzione e loro ovviamente hanno tradotto parola per parola. Io domando perdono ai bambini di aver dedicato questo libro a una grande persona. E solo su questa frase abbiamo già potuto riflettere un po', intanto sul soggetto. Io domando perdono ai bambini, perché in francese c'è je demande, però il francese, come l'inglese, che sono le lingue straniere che conoscono loro, sono 2 lingue a soggetto obbligatorio, mentre in italiano il soggetto obbligatorio non è, quindi se io scelgo in un testo di indicare il soggetto con un pronome personale, in genere non è una forma neutra, come in francese je demande, ma è invece una forma connotata, e quindi abbiamo riflettuto su questo fatto. Ora, abbiamo riflettuto anche sul motivo per cui in italiano il soggetto non è obbligatorio, in altre lingue sì, poi magari se c'è tempo vi racconto anche cosa è venuto fuori, però ora vorrei andare avanti perché poco dopo io domando perdono ai bambini di aver dedicato questo libro, abbiamo parlato anche con la professoressa Pistolesi della difficoltà di lavorare sulle preposizioni e qui è proprio un esempio pratico, in francese si dice demande pardon de quelque chose, ma in italiano si dice domando perdono per aver dedicato questo libro e quindi anche qua abbiamo riflettuto su come una traduzione fedele non sia quella parola per parola e anche su come le preposizioni non rispondono magari a delle regole così facili da capire ma che bisogna riflettere prima di utilizzarle. L'ultima cosa su cui abbiamo ragionato, che è quella che a me è piaciuta forse più di tutti, è sulla grande persona. Anche qui traduzione d'impulso, traduzione parola per parola, però non appena ho fatto riflettere, rileggere ragazzi questa frase, loro stessi si sono resi conto di una cosa che c'è anche poi nella grammatica, che si fa qualche volta in teoria, io non la faccio mai perché mi sembra indigeribile in teoria, ma qui l'abbiamo fatta in pratica. Una grande persona e una persona grande non sono la stessa cosa. Loro mi hanno dato una buona definizione, hanno detto una grande persona è una persona che eccelle o che è superiore agli altri per delle sue qualità, delle sue caratteristiche. Va bene, qui è chiaro per chi ha letto il libro e loro l'avevano letto che non si sta parlando di una grande persona ma di una persona grande e quindi la traduzione andava un pochino rivista, si poteva mettere una persona grande, si poteva mettere un adulto, si poteva mettere un grande, andavano bene tutte le cose ma non una grande persona. Una volta fissato questo punto siamo andati a vedere il testo francese perché questa espressione, la grande personne, se scorrete un attimo il testo con lo sguardo, ricorre più volte. Abbiamo più avanti cette grande personne, cette grande personne, cette grande personne,
cette grande personne anche in fondo e poi anche al plurale, toutes les grandes personnes. L'autore in questo testo, che è molto breve, è anche molto importante perché la dedica, quindi una parte con cui il lettore si avvicina al testo e qui contiene anche una piccola dichiarazione di poetica, che è proprio questo contrasto fra gli adulti che ormai non capiscono più e i bambini che invece ancora capiscono. In questo testo così importante l'autore per 4-5 volte ha usato la stessa espressione e molto probabilmente anche in francese poteva scegliere di variare. Quindi questo ci ha aiutato a riflettere intanto sul fatto che le ripetizioni non per forza vanno evitate, mentre loro arrivano dalle elementari con l'ansia, cosa posso mettere, come sostituisco questo, come faccio a non ripetere. No, un testo con delle ripetizioni, lo dico sempre, è un testo molto chiaro. Certe volte può non essere bello, ma siamo a scuole medie e impariamo a essere chiari, quindi la ripetizione va bene. Tra l'altro dà coerenza e dà coesione a un testo, quindi la ripetizione non va evitata per forza, certe volte anzi va ricercata. Soprattutto nel momento in cui noi andiamo a tradurre un testo così, e qui si parla di fedeltà della traduzione, io posso scegliere di mettere persona grande, un grande, un adulto, come pare a me. Però dato che l'autore usa 5 volte la stessa espressione, io per 5 volte devo tradurlo nello stesso modo, se no la mia traduzione in questo caso non è fedele. Io poi ho detto che sono stata fortunata perché a questo punto siamo andati a leggere la traduzione italiana. La freccetta? Ok, a Leone Vert. Domando perdono ai bambini di aver dedicato questo libro a una persona grande. Ho una scusa seria. Questa persona grande è il miglior amico che abbia al mondo. Ho una seconda scusa. Questa persona grande può capire tutto, anche libri per bambini. E ne ho una terza. Questa persona grande abita in Francia, ha fame, ha freddo, ha molto bisogno di essere consolata. E se tutte queste scuse non bastano, dedicherò questo libro al bambino che questa grande persona è stato. Tutti grandi sono stati bambini una volta, ma pochi di essi se ne ricordano, perciò correggo la mia dedica a Leone Vert quando era un bambino. Ora io devo dire che sulla grande persona c'è stato un fremito di indignazione, perché loro sono molto composti, però si sono resi conto che non andava bene, che c'era qualcosa che non tornava e che domando perdono ai bambini di aver dedicato, già era un po' impreciso, ma poi il fatto che questa grand personne del testo francese finisse per essere modificata nel corso del testo e addirittura si utilizzasse questa grande persona che vuol dire un'altra cosa, allora era sembrato insomma strano, avevano percepito l'anomalia, la cosa sbagliata, volevano chiamare la casa editrice, volevano fare un'azione legale contro gli editori e quindi sono stata soddisfatta perché alla fine di questo lavoro qualcosa gli era rimasto e avevano capito qual era il senso dell'attività. E questa era la prima cosa di cui volevo parlare. Vado avanti? No, non so se vuole fare la discussione subito. Qualcuno ha qualcosa da chiedere in particolare? O dopo? Dopo, allora andiamo avanti. La seconda cosa di cui volevo parlare è un'attività pensata per usare il manuale di comunicazione, che anche il mio è nuovo, io insegno italiano da poco, però mi dicono i colleghi che non si usa quasi mai e immagino per due motivi, uno perché non c'è tanto tempo e poi perché effettivamente questi manuali di comunicazione volano un po' troppo alto, ci sono dei contenuti che spesso non sono più adatti alle nostre classi. E faccio un attimo vedere, per esempio il mio comincia, ora non per parlare male di questo, però l'ho trovato da tutte le parti, subito prima attività, la comunicazione, significato ed elementi costitutivi e ci troviamo questo schema, lo schema della comunicazione che vi ho riportato lì, è un pochino diverso nella grafica ma la formulazione è sempre quella, è lo schema della comunicazione di Jacobson, siamo negli anni 50. Mi domando perché questo schema della riflessione linguistica degli anni 50 è ancora oggi nelle nostre nuovissime grammatiche. E il motivo sarà che effettivamente contiene dei contenuti che sono davvero importanti, sarebbe bello poterne parlare in classe. Però lo schema così secondo me è indigeribile, è complesso, ci sono troppi contenuti. Allora mi sono domandata cosa mi interessa di questo schema. Mi interessa intanto riflettere sul messaggio, mi interessano due cose. La prima è riflettere sul messaggio. Uno dei miei obiettivi sarebbe che prima di dire o scrivere qualcosa dovrebbero aver bene in mente quello che vogliono dire, che sembra scontato, ma è uno dei nostri obiettivi. E il corollario è che quando leggono
o ascoltano una comunicazione devono capire qual è il messaggio, devono riuscire a capire bene quello che lì si vuole dire. Quindi questa era la prima cosa. La seconda cosa è che una volta avuto ben chiaro il messaggio, quindi chiaro quello che si vuole dire, a seconda del destinatario, quindi a seconda del contesto e anche del canale, il codice deve cambiare, non lo posso dire a tutti o in tutte le situazioni nello stesso modo, e quindi mi piaceva poter riflettere su questi due aspetti. E mi è tornato in mente un video che avevo visto durante l'estate, postato su un social network, mi aveva colpito e ho pensato di riproporlo in classe. Ora lo faccio vedere anche a voi, e l'ho proposto come testo per immagini perché effettivamente è un testo per immagini, è costruito come un testo. Quindi lo guardiamo, lo faccio vedere a voi come l'ho fatto vedere in classe. Chi è di Livorno magari l'avrà già visto, non svegli agli altri come va a finire. Come mi sono fermata in classe e ho chiesto qual è il messaggio di questo testo per immagini. La risposta che mi aspettavo, e che più o meno è quella che è arrivata, è che è un video turistico promozionale per promuovere la città di Livorno. I destinatari, ho chiesto chi sono i destinatari di questo video, e loro mi hanno detto potenziali turisti che devono venire a Livorno. E chi è che guarda la vita da un'altra prospettiva e vede il mondo a colori da una terrazza in bianco e nero? Siamo noi livornesi. Queste erano più o meno le domande, le risposte che mi aspettavo, le risposte che sono arrivate. Era troppo alto il volume? Prova a abbassarlo. No, dice che va bene. Va bene? Allora. Andando avanti, ho chiesto ancora qual è il messaggio di questo video? E loro hanno continuato a dirmi, sì, è sempre un video turistico che promuove la città di Livorno. Sui destinatari però c'è stata qualche incertezza, perché a questo punto è chiaro che i destinatari non sono tutti, ma sono un certo tipo di persone, perché non a tutti piace il windsurf o la vela, non a tutti piacciono i tatuaggi e i piercing, e quindi già si andava delineando un certo tipo di pubblico. Ho chiesto ancora chi è che ha uno stile inconfondibile e quindi chi è che vede la vita da un altro punto di vista e tutte le altre cose che abbiamo visto. Ancora livornesi, anche se comincia a esserci qualche dubbio. A questo punto andiamo avanti. Lascio scorrere i titoli di coda e vi chiedo di guardarli perché per il lavoro, poiché abbiamo svolto in classe, è interessante anche vedere i titoli di coda. Però è chiaro che a questo punto il messaggio non era più quello che avevamo capito all'inizio. Direi. Ok, arrivati. Il messaggio non è quello che sembrava che fosse all'inizio. Questo in realtà è sì
un video promozionale, però che fa pubblicità a questa agenzia pubblicitaria di web maker, web designing, storytellers, Pirati e Sirene, che dice: da un anno lavoriamo, facciamo lavori di questo tipo, fatevi fare pubblicità da noi. Non è stato facile con i ragazzi arrivare a questa conclusione, perché effettivamente il testo è costruito in maniera abbastanza complessa. Se non si segue con attenzione tutto il video, non si capisce qual era il messaggio. E quindi questo era il primo contenuto su cui volevo lavorare. E il messaggio non è necessariamente la prima cosa che ci viene in mente quando ci avviciniamo ad un testo di qualsiasi tipo. Per capire bene il messaggio bisogna arrivare bene fino alla fine e cercare di seguire il filo logico che c'è all'interno del testo su cui stiamo lavorando. Prima cosa, sarebbe bello se si riuscisse davvero ad insegnarlo. La seconda cosa è: come viene individuato il destinatario? Questi pubblicitari non è che si rivolgono a tutti, si rivolgono ad un certo pubblico in particolare. E come hanno fatto per ritagliarsi questo pubblico? Hanno inserito dei riferimenti a delle cose che piacciono ad un certo tipo di persone che sono i loro destinatari. Ho chiesto ai ragazzi di individuare queste cose, loro i windsurf, lo skateboard, andare al lavoro in bici, i tatuaggi, i piercing, e poi mi hanno detto anche l'estate, l'hanno riconosciuto, che per la gente della mia generazione è la cosa principale, perché l'estate non è una bevanda, c'è tutto un carico simbolico di ricordi, di gesti e di riti che riguardano l'estate, no? Penso che sia così per tanti di voi. Quindi effettivamente ci fa immedesimare nei destinatari di questo video. E a questo punto ho chiesto ai ragazzi: facciamo anche noi qualcosa di simile, costruiamo un testo per immagini. E la consegna era che il messaggio lo davo io, il vostro messaggio invece, torniamo indietro, non quello facciamo pubblicità a qualcosa di strano, ma facciamo pubblicità a Livorno, invitiamo dei turisti a venire nella nostra città. E loro però dovevano scegliere destinatari, cioè mi dovevano dire: noi prepariamo un video che inviti turisti appartenenti a questa categoria, e dovevano riuscire ad inserire nel loro video qualcosa che fosse l'appiglio, come l'estate nel testo di Pirati e Sirene che avevamo guardato insieme. E devo dire che invece qui i risultati non sono stati tanto buoni, perché quasi tutti i gruppi hanno scelto gli amanti del mare, hanno fatto vedere delle belle foto di panorami marini, hanno messo una bella musica di sottofondo e si sono accontentati di questo, senza neanche curare tanto le didascalie. La punteggiatura non era un granché, anche la sintassi, insomma non erano alla fine lavori così buoni come fanno di solito, e nonostante che abbiano avuto varie fasi di revisione. Un gruppo invece ha fatto una cosa un pochino diversa, era quella che secondo me rispondeva di più alle consegne, e quindi ho pensato di farvelo vedere perché a me era sembrato divertente. Questa è la bozza, quindi il montaggio non è fluido e manca l'audio che poi hanno aggiunto, però i testi secondo me erano più carini in questa prima bozza, perché poi li avevano un po' alleggeriti e erano diventati meno caratterizzati. Ora lo vediamo. Il pubblico è gli amanti della cucina, ma poi lavorandoci un po' è venuto fuori che loro si volevano rivolgere a chi ama le trasmissioni di cucina. Quindi anche il linguaggio è quello a cui sono abituati loro, che magari guardano i vari chef che spartacciano le persone alla televisione. E quindi hanno costruito un testo per quelli che amano queste trasmissioni. Quindi cacciucco, un piatto tipico livornese per avere il sapore di mare in bocca. La torta di ceci è un piatto da mangiare da solo con la schiacciata, da non confondere con la trota di ceci. La torta di ceci è da non confondere con la trota di ceci. Il ponche livornese è un alcolico, come se non lo sapeste, ed è composto da zucchero, caffè, rum e scorza di limone. Abbiamo un pochino risistemato i testi. Il baccalà è un piatto livornese fatto con aceto, farina, olio per friggerlo, condimento a piacere, ed ovviamente il pesce baccalà, anche su questo poi abbiamo un pochino risistemato. Poi ristorante Corallo ci hai deluso, non lo so pronunciare. Il ristorante Corallo è stato visitato dalla chef Cannavacciuolo, che l'ha valutato blè. Poco dopo lo chef è riuscito a rinnovarlo ed era un buon ristorante. Poi questo dopo l'hanno tolto, non sono parenti, ho detto non facciamo proprio pubblicità spoderata al ristorante, però hanno detto che ci mangiano bene, quindi l'hanno inserito come buon esempio. E poi hanno messo i titoli di coda con i loro nomi, la loro foto, e loro sono stati molto sobri. Avevo detto di guardare, perché invece soprattutto le ragazze hanno imitato alla perfezione, mettendo tutte le loro foto anche nella stessa posa, facendo gli stessi gesti, e quindi mi ha fatto un po' riflettere. Ho visto che anche altri di voi parleranno proprio di imitare un testo
e scrivere un testo nuovo partendo da un testo proposto. E l'ho fatto anche io l'anno scorso in classe, perché proprio ce n'aveva parlato la professoressa Bruna Monti. Mi era piaciuta questa attività, l'ho proposta a loro e qui è ritornata. Ormai hanno preso l'abitudine davvero ad imitare quando gli viene proposto un testo da... gli viene detto potete utilizzarlo come modello, davvero quando hanno difficoltà lo utilizzano, quindi è un'attività che funziona. Sì, sì. E questa era insomma la seconda attività. Ora la terza, ok, il titterone, ecco, lavoro sulla sintesi. A me non piace tanto lavorare sui riassunti, lo trovo faticoso perché poi bisogna ricorreggere tutto, se no non ha senso, bisogna lavorare individualmente e spesso non si riesce, e quindi è un lavoro che purtroppo faccio poco. Però qualche sera fa mi sono imbattuta su un social network in una discussione, alcuni inveivano contro un certo sottosegretario alla cultura che aveva twittato un commento su un fatto di cronaca, non ricordo quale, e commento che tweet che risultava incomprensibile, e quindi dicevano anche il sottosegretario alla cultura guardate cosa scrive, e il sottosegretario o comunque qualcuno dell'entourage si giustificava dicendo che in fondo un tweet 140 caratteri tutto non ci può stare, qualcosa bisogna sacrificare, e mi aveva fatto riflettere la disinvoltura con cui si poteva pensare che proprio il contenuto, proprio il significato si poteva, vabbè non ci sta tutto, non importa se non si capisce, che proprio la chiarezza si potesse sacrificare. E ho pensato, dato che io non uso Twitter, non lo conosco, ho pensato davvero cosa c'entra in 140 caratteri, cosa c'entra in un tweet? E loro sono le mie cavie, dato che avevo bisogno di un'attività per concludere il Decamerone, avevamo letto un po' di novelle, ho detto vabbè per la prossima volta twittate una novella scelta del Decamerone e poi ci lavoriamo in classe. E quindi insomma loro si sono messi a riassumere le novelle, però se le avessi detto riassumetela magari ci si sarebbero messi con meno impegno, invece il fatto che dovevano farci un tweet gli è piaciuto e è stato divertente per me, cioè, pensavo voglio vedere a cosa si può rinunciare secondo loro. Allora la prima soluzione, si rinunciano agli spazi, ecco io questo mi sono rifiutato di leggerlo perché non si capisce niente e... No, insomma, no, non l'ho letto neanche, ecco, quindi non lo fate neanche voi. Via. Andiamo avanti, perché invece qualcuno ha detto, vabbè, si può rinunciare alla forma intera delle parole, e io ho messo delle abbreviazioni, mi ha detto una ragazza, e io questa invece l'ho lasciata, cioè questa sdoganato, va benissimo, mettiamo le abbreviazioni. Però c'è stato dibattito in classe, perché qualcuno diceva, no, cioè, un compito di italiano non si può mettere le abbreviazioni. La cosa mi ha incuriosito perché nella lezione precedente su Boccaccio io avevo portato l'immagine di una carta del manoscritto autografo del Decamerone. Ora io c'ho un po' la fissa con Boccaccio e con il Decamerone. Del Decamerone abbiamo una copia autografa che aveva fatto Boccaccio in tarda età. E quando insomma mi capita con questi ragazzini si poteva fare, e porto un'immagine, ci lavoriamo sopra, vediamo di capire come scrivevano, come scriveva Boccaccio, e una delle cose che avevano notato loro è che anche Boccaccio usava delle abbreviazioni, quindi io l'ho chiesto a loro, vabbè la usate Boccaccio, le possiamo usare anche noi, ce lo possiamo permettere, a una condizione, e però la condizione era rispettata da loro, da questo tweet, che l'abbreviazione sia chiara non solo per chi scrive ma anche per chi deve leggere. In questo caso queste abbreviazioni ormai sono così comuni, soprattutto per chi usa questi strumenti di comunicazione, che vanno benissimo, sono chiare per tutti, quindi questa andava bene. E un'altra cosa, devo andare avanti, ecco, invece una cosa su cui abbiamo un pochino riflettuto insieme è su come anche per loro un pochino si potesse rinunciare al contenuto, comunque alla precisione del contenuto. Qui sono Simone e Pasquino. Due amanti muoiono perché hanno mangiato una salvia dove un rospo velenoso aveva sbavato. Ora, a parte mangiare una salvia, mi immagino questi che brucano la pianta tutta integralmente, però in effetti nessuno mangia proprio la salvia viene strofinata sui denti per pulirli. Quindi ho detto, ma non è andata proprio così nella novella? Vabbè, però si strofinavano la salvia sui denti, non c'entrava, allora ho messo che hanno mangiato. E quindi anche per loro effettivamente si può rinunciare un pochino al significato, cambiarlo un po' per farle entrare dentro il tweet. E fin qui... quello che secondo me doveva essere più interessante, cioè a cosa si può rinunciare. Invece poi, riguardando i tweet dopo, è interessante quello a cui non possono rinunciare. Per prima cosa, una curiosità di contenuti, non si rinuncia alla generazione Pixar a lieto fine. Un uomo era innamorato di una donna che voleva il suo falco, ma lo avevano mangiato. Si sposarono, quindi si può essere molto sintetici, però il lieto fine serve. E qui comunque il lieto fine c'era,
più difficile trovarlo in Simone e Pasquino. È la storia di Simone e Pasquino che muoiono strusciandosi della salvia sui denti. Vengono portati in chiesa e non si separano mai più. Comunque un aspetto ottimistico, che in effetti nella novella di Boccaccio c'è. Però mi ha incuriosito il fatto che loro il lieto fine ce lo dovessero mettere per forza. Si può rinunciare a tutto, ma non al fatto che comunque magari nella morte loro resteranno per sempre uniti. E arrivando poi a, questa era così per curiosità, invece alle cose più di sostanza, almeno per il nostro lavoro, ho notato che non si può rinunciare all'articolo. Pasquino si strofinò la salvia sui denti e morì, Simona fece lo stesso perché incolpata, scoprirono che un rospo con la sua bava aveva avvelenato la salvia. Professoressa, mi ha detto l'autrice, però sono di più di 140, non sapevo cosa togliere e mi ha incuriosito il fatto che perché non si può togliere l'articolo, non è obbligatorio, qui non è obbligatorio neanche il possessivo, era chiaro lo stesso. Abbiamo lavorato un po', perché noi abbiamo lavorato 3 ore su questi tweet, abbiamo fatto tanta riflessione sulla sintesi, alla fine il risultato è questo: Pasquino si strofinò salvia sui denti e morì, Simona fece lo stesso, qui ci abbiamo messo un'abbreviazione perché incolpata, scoprirono che un rospo con la bava avvelenava la salvia, e qui è stata una ragazzina che l'ha proposto, ma al posto del trapassato prossimo, qui è un'azione continua. Si può mettere l'imperfetto? Sì, si può mettere. Abbiamo risparmiato qualche carattere senza rendere meno chiaro. E ora vengono le dolenti note. Non si può rinunciare neanche in 140 caratteri al poi aggregativo, questo poi che abbiamo. Chichi Bio, per amore della sua donna, cucina la gru senza una zampa, curato lo rimprovera, poi la sua ira si trasforma in risata, lo perdona. E non si può rinunciare, si poteva mettere una virgola, erano caratteri in meno, invece il poi serve per forza. E un'altra cosa, questi servono per me, una specie di diagnosi, su cosa devo lavorare? E devo lavorare sull'accumulo di connettivi. Un giorno Curado Gianfigliazzi incolpò Chichi Bio per truffa a causa di una gru. Alla fine però, divertendosi, fecero pace. Servono tutte e due per forza, non ci si può rinunciare. Il Saladino chiede del denaro a Melchisedec con una domanda di inganno sulle religioni, ma alla fine l'usuraio lo scopre e lo accontenta. Anche qui i connettivi si accumulano. Poi non è che sono sbagliati, io non potrei dire che sono sbagliati, però in un testo così breve vanno tutti accumulati e non si può rinunciare a nessuno di questi. Quindi su questo lavorerò. Vabbè. Grazie. Non so se avete delle domande. Grazie, se rimetti le lasciate. Rilascio. Grazie mille, molto interessante, molto diverse le tre attività, molto... No, ci annoiamo. La varietà serve. È interessante quest'ultima osservazione sul cumulo dei connettivi. La prima cosa che mi viene in mente per spiegarlo è che per loro è il modo di riprodurre la narrazione. E quindi la sintesi, per quanto estrema, però deve riprodurre un andamento narrativo. Evidentemente, a parte la studentessa che capisce che il trapassato prossimo è sostituibile con l'imperfetto, è una riflessione importante. Ecco, l'ultima volta l'ho sentita fare durante una tesi di dottorato. Ecco, quindi. Beh, l'avevo detto che era una classe particolare, sì. Perché certe volte ti metti a fare questi lavori anche dove è la LIM, e mentre ti giri per scrivere il tweet si tirano i banchi, quindi non si può fare. Però dove si può fare, siamo fortunati anche noi a poterlo fare. Certo, e invece pensavo che l'uso che hai fatto vedere di queste forme di connettivo sia un modo, diciamo, più superficiale per rendere l'andamento narrativo del testo di partenza, ma è un'ipotesi. Comunque, certo, il fatto che siano stereotipate, polifunzionali, induce, se non altro, a prefiggersi di lavorarci un po', se non altro per variarle. Ecco. Avete osservazioni? L'osservazione è che tutte loro le userò. Perché effettivamente, cioè, come è impostata di solito il lavoro. Date pazienza, abbiamo sempre esigenze tecniche. Due osservazioni. Vabbè, prima sul famoso schema della comunicazione.
che io l'ho già visto proporre in quarta elementare a mia figlia dalla maestra sul appunto quello che era un tempo il sussidiario, insomma il libro di lavoro, già subito la comunicazione appunto con quello schema lì, appunto cambia la grafica ma il concetto è sempre quello, e quindi non sono convinta che non sia comprensibile a loro, cioè effettivamente che metta più cose insieme che forse sarebbe bene distinguere, quello sì, proprio per lavorare a fasi, perché a volte si tende a buttare un sacco di informazioni tutte insieme, invece bisogna andare un po' alla volta. E poi quella del Twitterone. Scusa, devo dire che poi dopo ci siamo arrivati a Jacobson, però dopo aver fatto Pirati e Sirene. Quindi. Sì, appunto, è quello di lavorare prima a partire da un esempio pratico, prima di stare a spiegare come deve essere fatto, vediamolo come è fatto e poi lo smontiamo e vediamo, cioè le capiamo lì delle caratteristiche, invece di dirgli deve essere fatto così e gli dai l'elenco delle cose e dici ci deve essere un protagonista, deve succedere qualcosa, glielo fai vedere e così è più semplice, insomma poi dopo ci arrivi alla parte teorica, insomma, quindi però è vero anche che siamo molto abituati a fare il contrario, sia per la grammatica sia per tutte le pratiche che riguardano appunto sia la scrittura che il resto. E anche appunto il lavorare sulla sintesi in questo modo, cioè la sintesi estrema, appunto io ho lavorato a volte dandogli proprio un numero di carattere, non proprio il Twitter, però andando di sempre metà e metà, cioè prima divide a metà, poi divide ancora a metà e arrivare in fondo. E che di solito appunto il metodo che viene insegnato già appunto a partire dalla scuola primaria è sottolineare le parti principali, prima andare per sottrazione, togliere le parti descrittive, e è sempre appunto un procedimento macchinoso per certi versi, che poi invece vedi alcuni ragazzi lì riescono ad arrivare alla sintesi prima, cioè la sintesi estrema forse per certi versi il cogliere, no? Il senso generale, si arriva appunto ai tweet, no? Questa cosa che appunto è motivante, come quando provi a fargli fare appunto gli entusiasti erano proprio quelli che invece il tema fanno fatica, magari scrivono mezza colonna, erano contentissimi. La domanda, ma quanto devo scrivere per prendere 6? Cioè una colonna basta, no? Almeno 2. Ok. Altre osservazioni? Tolgo la chiavetta. A proposito del proporre lo schema di Jacobson alla quarta pagina di un libro di questo tipo, è lo stesso problema che si affrontava a proposito della grammatica, cioè il fatto di proporre la regola prima del testo. Partire dall'astrazione estrema dello schema della comunicazione di Jacobson o partire dalla regola è lo stesso procedimento che dà poi poco frutto, perché io noto che una delle difficoltà maggiori nei ragazzi adulti che vedo io è quello di procedere dal concreto all'astratto. Hanno difficoltà casomai a indurre una regola generale da un testo concreto. Mi chiedo se non sia anche questo modo frequente di proporre la grammatica, la comunicazione, a partire dalla regola generale per scendere al particolare, che poi inibisca lo sviluppo del procedimento opposto. Me lo chiedo e non ho risposta. Certo che appunto partire dalla... io non riesco a immaginare la reazione di un ragazzino di 12 anni posto di fronte a uno schema astratto come quello senza che venga minimamente contestualizzato. Sono abituati. Sono abituati, ma come reagiscono? Cioè tendono a memorizzarlo? Poi no, è quasi una specie di blocco all'andare
Si sa già, proprio perché forse si dà come regola verità assoluta senza poi vederne il funzionamento reale nei testi, che siano per immagini o che siano verbalizzanti, insomma. Appunto, quando te dai una cosa già molto schematizzata è facile da ricordare per certi versi, lì sono 7 blocchi, quanti sono, e quindi visivamente con la freccia poi ce l'hanno e quindi si sa già. Ma magari non si sa cosa serve, e quindi è quello, cioè questa tendenza appunto a cercare di incasellare il pensiero, la conoscenza in categorie ben fissate, perché così sai dove le metti, cioè ognuno ha il loro posto, e poi ti inibisce però effettivamente anche quello che dicevi te prima, insomma secondo me per certi versi è quasi demotivante. O comunque diciamo poco, a volte, insomma, poco produttivo. Poco produttivo sicuramente, perché diventa quasi, gli esercizi che poi ci sono appunto, che ne so, vari tipi di messaggio, è individua l'emittente, individua il destinatario, individua il contesto, cioè appunto da ricercare all'interno della situazione che è ricreata sul manuale, e appunto riconoscere quelli che sono appunto i vari elementi della comunicazione che ti vengono dati così. C'è un esempio. Dati di fatto. Avete altre osservazioni? Novelle. Allora la cosa bellina è vedere come il Boccaccio vada tutto sull'ipotassi, e invece i bimbi, ragazzi, adulti tendano a spostare tutto su una semplicissima paratassi, per cui si perdono spesso le cognizioni di causa. Potevano essere due poli opposti su cui lavorare, no? A confronto, per spostare questa paratassi su un minimo di ipotassi che poi li faccia riflettere sul fatto che un c'è solo il prima, durante, il fine, ma c'è un poiché, un seppure, ecco. Perché Boccaccio invece in queste cose, cioè, è lontanissimo dai ragazzi, no? L'esercizio potrebbe essere cerca la principale. E già lì, ecco, i miei non ce la farebbero, infatti li faccio leggere Aldo Busi, però. Ma infatti quello che ti stavo per dire era questo, poi poco si fa leggere di Boccaccio in lingua originale, io magari su 5 novelle 2 le faccio leggere in lingua, insomma, proprio come l'ha scritta Boccaccio, e le altre invece sono un pochino risistemate, e quindi anche quest'idea del riassunto della novella che sta prima della novella un po' la perdono, perché per esempio nel loro manuale non c'era, quindi non l'hanno tanto percepito, ma non la sapevano questa cosa. In effetti è vero, sarebbe interessante, poi ora quasi quasi la prossima volta al laboratorio lo porto, come avete twittato voi e come aveva riassunto Boccaccio, come l'aveva fatto Boccaccio. Sì, sarebbe interessante, magari lo farò, grazie. Perché l'unica cosa è per quanto riguarda la sintassi, forse è anche colpa un pochino delle mie direttive, perché io penso che almeno quando escono dalla terza media, dopo che hanno lavorato 3 anni con me, magari alle superiori li voglio mandare che sappiano scrivere un testo chiaro. Quindi dico sempre, fate delle frasi corte, perché sono più difficili da sbagliare e in genere sono più chiare. Le frasi lunghe sono difficili, quindi mi piacerebbe riuscire a insegnarle a tutti, però mi accontento di insegnare a tutti a fare poche, insomma, frasi brevi e chiare, quindi anche un pochino il mio tentativo di sdoganare la ripetizione, che ne ho parlato anche all'inizio, perché basta che scrivano qualcosa di chiaro. Quindi effettivamente sulla sintassi un po' più elaborata lavoriamo poco, ma perché pochi ci possono lavorare, bisogna un pochino restare più bassi a livello di comunicazione di base, cioè lavorare sulla chiarezza come primo obiettivo, e poi chi può andare anche avanti, però purtroppo non sempre si può, quindi... E il tipo di sintassi probabilmente era colpa mia, che ho detto mi raccomando, fate. No, ma io assolutamente non dicevo proprio il fatto che anche da più grandi hanno questo modo di scrivere, no? Per cui appunto io sono la prima a fare Boccaccio, un brano originale, e poi se vogliamo dare la possibilità di leggere,
farlo sulla trasposizione di Busi. Detto questo, bisogna capire anche l'utenza. La mia utenza non fa latino, non ha mai fatto latino. Questioni penso di scelte, ecco, non era un discorso loro non sanno scrivere, Boccaccio è bravissimo, cioè, probabilmente con una consegna un po' più libera, se io non gli avessi detto mi raccomando fate le frasi brevi, magari loro avrebbero creato anche dei piccoli testi un pochino più elaborati. Ero proprio io che come consegna avevo detto di essere lineari e schematici, quindi magari dipenderà anche da quello. Un'altra osservazione? Allora, come ci organizziamo? Facciamo ora la pausa? Perché poi abbiamo altri due interventi. Quindi, ditemi come preferite voi. Preferite farne un'ora per finire un po' prima? Va bene? D'accordo. Grazie a Francesca Faleri, Cristina Paoli della Scuola Media Pirandello di Lari. Così. Vado a prendermi le fotocopie anch'io. Ah, sì. Dunque, io ho fatto distribuire due fotocopie, che sono due esempi appunto di imitazione, cioè dello scrivere imitando un modello. Allora, penso di non dire niente, cioè non ho inventato nulla. E già l'anno scorso appunto ricordava prima Francesca che ne aveva parlato la Samuela Brunamonti, e fra l'altro io questa cosa l'avevo fatta pochi giorni prima, ponendomi tutta una serie di dubbi che lei appunto con quella lezione mi ha fugato immediatamente, tale allora ho fatto giusto. E infatti poi aveva anche un po' funzionato. Penso insomma di dire una banalità, che è l'imitazione, cioè l'apprendimento per imitazione è quello più naturale, cioè si impara guardando gli altri che fanno delle cose e rifacendole, insomma. Quindi mi sembra insomma uno dei metodi che funzionano meglio per poi ottenere dei risultati anche in una produzione più autonoma. Cioè invece molto spesso noi forse pretendiamo in maniera sbagliata che un ragazzino già in prima media sia capace di comprendere una consegna di scrittura, progettare un testo, progettare il testo, seguire, quindi con quella che noi gli spieghiamo essere appunto la scaletta, progettare un testo, poi seguendo la scaletta stenderlo il testo, poi che lo rilegga, lo corregga, lo metta in bella copia e che sia morfosintatticamente corretto. Cioè noi pretenderemmo che in prima elementare, in prima media già lo sapessero fare. Ovviamente lo dobbiamo insegnare noi. Appunto uno dei modi forse migliori, più che stargli a dire come si dovrebbe fare, è fargli vedere come si fa, quindi smontare i testi, prendere diciamo quelli che funzionano meglio sono i testi brevi, appunto la capacità di padroneggiare contemporaneamente attività complesse come quella appunto di una produzione scritta, che va appunto dalla capacità di progettare quello che voglio dire, quindi aver chiaro quello che voglio dire e come lo voglio dire, questo non è assolutamente banale, e quindi partiamo per gradi. Se io tolgo uno dei problemi principali per loro, che è quello di non so che cosa scrivere, allora posso anche concentrarmi sulla forma. Quindi scegliendo di volta in volta l'obiettivo che io voglio raggiungere, posso scegliere un modello diverso. Diciamo che funzionano quelli brevi, perché su questo appunto la capacità di concentrazione non è, che viene richiesta è minore, e quindi è più facile ottenere anche dei buoni risultati. Questo io che avete nella prima fotocopia, dove c'è scritto, dove c'è il racconto di Stefano Benni, l'Indovina. Io ho dato, questo l'ho dato come verifica in classe. Avevo detto, dovete fare una verifica di italiano. Fa, ma è un tema? No, non è un tema. Ah, vabbè, vediamo. E già l'ho colto di sorpresa, cioè la sorpresa del dare una cosa che non era... premetto che non le avevo preparate a questo.
non gli avevo spiegato niente di quello che dovevano fare, cioè è una cosa un po' una specie di prova al buio, cioè vediamo che succede. E quindi l'ho un po' colti di sorpresa dicendogli di fare questa cosa che non avevano mai fatto, per l'appunto. E per questo che vedete che è molto dettagliata la spiegazione, cioè il tempo ci voleva questa scheda, insomma, intanto legge attentamente il breve racconto che segue. Stefano Benni l'indovina. L'indovina Amalia, famosa cartomante, accolse il cliente nel suo studio. Sul tavolo c'erano una statuetta egizia, il gatto nero Pippo, 3 pacchetti di sigarette e un mazzo di tarocchi. Ah, questa l'ho data in seconda, per essere... «Tagli il mazzo», disse Amalia con voce baritonale. Il cliente eseguì. La cartomante Amalia strasse 3 carte e le scoprì lentamente davanti a sé. La prima carta dice che nel marzo di quest'anno ci saranno spaventosi attentati a Londra, Parigi e Roma, e un ordigno atomico verrà lanciato su Washington. L'uomo deglutì. La seconda carta dice che la reazione degli Stati Uniti provocherà la terza guerra mondiale con 2 miliardi di morti nel quadro di una catastrofe climatica che sommergerà 2/3 delle terre emerse. L'uomo si grattò la testa. La terza carta dice che la donna a cui sta pensando la ama ancora e tornerà da lei. «Grazie, grazie», disse l'uomo quasi con le lacrime agli occhi. Pagò, uscì e quando fu in strada, la gente, gli alberi, il cielo, tutto gli sembrava più bello e luminoso. Ora, ovviamente non ho fatto nessuna spiegazione di questo testo, che appunto ci sarebbe da dire tantissime cose, però l'ho lasciato lì così com'è. E sono rimasti un po' perplessi da questo fatto, però l'hanno buttata giù tranquillamente. Poi ho detto «smontiamolo per vedere com'è fatto». E vedete in questa tabella appunto c'è ripreso e sottolineate e individuate, che ne so, l'indovina, il titolo presenta uno dei personaggi, poi nella ho sottolineato accolse e ho fatto vedere che la scelta del tempo della narrazione era il passato remoto. Sapete bene che uno dei problemi maggiori per i nostri ragazzi è quello di mantenere il tempo della narrazione, si passa dal presente al passato remoto con una facilità impressionante. Poi, questo pezzetto, spiegazione e descrizione essenziale del luogo in cui si trovano i personaggi. Poi, la battuta di dialogo dà inizio all'azione e l'azione prosegue e si sviluppa in 3 battute di dialogo. Il primo personaggio parla sempre, il secondo reagisce con espressioni gestuali e risponde solo all'ultima battuta. La conclusione del racconto in un breve periodo dà la chiave di lettura del racconto stesso. Allora io praticamente gli ho fornito proprio quello che dovevano fare in maniera molto dettagliata, cioè scegliere un titolo che fosse il nome di uno dei protagonisti, introdurre appunto, cioè utilizzare il passato remoto e la terza persona narrante, descrivere essenzialmente il luogo in cui si ambientava la vicenda e poi il personaggio, uno parlava e uno no, se non in fondo. Quindi è proprio detto passo passo che cosa dovevano fare, quindi è un po' un discorso di varianti. Allora, per aiutarli, visto che non gli avevo spiegato niente, gliene ho fatto uno io, cioè gliene ho dato uno già fatto, perché diciamo vedere come poteva essere riscritto in una maniera diversa, perché per dargli la possibilità di scegliere altre possibilità, gliene ho fatto uno, ho detto vediamo se mi riesce. Penelope, una ragazzina di 11 anni con le unghie tutte mangiucchiate, scese di corsa le scale. La seguiva suo fratello più piccolo, Luca. Abitavano in una villetta con un enorme giardino, attrezzato di scivoli e altalene, e le bici erano sempre in mezzo al vialetto che conduceva in garage. «Perché mi segui sempre?» urlò Penelope a Luca. Il bambino si mise a piangere. «Ecco, mi segui, non so fai altro che lagnarti». Luca si asciugò le lacrime con il dorso della mano. «Bravo, va molto meglio, soffiati anche il naso, tieni», disse Penelope porgendogli un fazzoletto di carta già usato, ma solo perché non ne aveva altri. Luca si soffiò il naso e sorrise. Penelope lo prese per mano e gli accarezzò dolcemente i capelli. «Dai, vieni con me, sali sull'altalena che ti spingo». «Sì, evviva!» esclamò il bambino. Mentre volava sempre più in alto con la sorella che finalmente giocava e rideva con lui, Luca si sentì il bambino più felice e fortunato del mondo. Qui era appunto un esempio di cambiamento della situazione, però diciamo seguire passo dopo passo quello che erano le cose da fare. E vi faccio vedere i risultati che si trovano nel blog della classe, che poi lo tiene un ragazzo, insomma, dall'anno scorso, e si chiama Scrivo quindi penso. Questo è un altro esempio che c'è qua giù, questo è di quest'anno, questo era dell'anno scorso.
Questo, su questo sito praticamente è un blog che è stato fatto appunto dai ragazzi, insomma con testi dei ragazzi, e ci sono varie cose, comprese mappe sulle congiunzioni, mappe di storia, insomma c'è un po' di tutto, e ci sono anche i loro testi, questo lo trovo, racconti brevi scritti imitando un modello. Eccolo qua. Vabbè, io ovviamente qui avevo messo una... Insomma, abbiamo messo una piccola introduzione. Copiare, ma siete matti? Non si può, certo, soprattutto quando c'è da scrivere a scuola. Eppure uno dei modi in cui si impara a fare qualcosa è copiando qualcuno. E questo è un po' un minimo di introduzione, poi l'hanno montato. Allora, questi sono alcuni, vedete, sono brevi come dovevano essere. E ovviamente qualcuno è rimasto legato all'ambiente scolastico. Quindi alcuni sono appunto ambientazione. Sara, una ragazzina di 12 anni con i capelli castani e corti, scese le scale della scuola per andare nel cortile con la sua migliore amica Anna. Le migliori amiche appunto in questi racconti si sprecano. La scuola di Sara era enorme, con un giardino verde e alberi. Perché mi segui se abbiamo litigato? Anna si mise le mani. Qui c'è l'aderenza all'altro modello scritto, insomma, perché molto spesso la fantasia, cioè, restano abbastanza attaccati. Anna si mise le mani dentro le tasche dei pantaloni. Mi segui, ma ormai non siamo più amiche. Anna si mise a sedere sul prato a piangere. Non piangere, dai, in fondo è anche colpa mia se abbiamo litigato. Vieni, andiamo sotto a quell'albero e parliamo. Sì, che bello, esclamò Anna. Mentre parlavano sempre più felici, Anna si sentì la ragazzina più fortunata del mondo ad avere una migliore amica così comprensiva. Coerente, no, il testo, coeso. Allora, quello che interessava, appunto, ce ne sono diversi, sono tutti carini. Quello che cambia un po' di più, aspetta, lo scienziato pazzo, ecco, questa è bella. Lo scienziato pazzo, uno studioso che aveva dedicato più di 50 anni allo studio della matematica, riuscì a creare il numero più grande della storia. Il suo collega Billy aveva un figlio di nome Tom, appassionato anche lui di matematica. «È il gran giorno!» esclamò lo scienziato. La conferenza iniziò e tutti erano curiosi di scoprire che cosa avrebbe esposto lo scienziato. Lo scienziato urlò: «Mondo, ho inventato il numero più grande della storia!» Tutti rimasero esterrefatti ed emozionati. Nessuno aprì bocca per l'emozione. Nel frattempo lo scienziato pronunciò il numero, 1.450.990.00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 0.
creare un numero più grande del mio. Tom, che era presente alla conferenza stampa, riflette un attimo, a gran voce urlò: più uno. Umiliato, lo scienziato cominciò a piangere e si rannicchiò sul tappeto. Anche questo è molto bello, lo sconosciuto. Per le strade di Roma tutti erano felici, tranne Giorgio, un uomo. Non so perché ha dovuto specificare che Giorgio fosse un uomo, che era triste, perché aveva la madre. No, ha dovuto distinguere l'uomo dallo sconosciuto, se no non sapeva come fare. Che era triste perché aveva la madre in ospedale, che stava per morire, era in coma. Mentre camminava, un uomo si avvicinò e gli chiese: «Ti senti bene?» Fece una smorfia di dolore e non rispose. «So perché sei triste», disse l'estraneo, lo sconosciuto. Iniziò a piangere. L'intruso si rimise a parlare e disse: «Domani tua madre si risveglierà e sarà fuori pericolo, però tu tra 6 giorni morirai». Quando Giorno si girò e rispose: «Che ne sai tu dei miei problemi?», l'uomo non c'era più. Il giorno dopo Giorgio venne chiamato dall'ospedale e gli fu detto che sua madre si era svegliata dal coma. Dopo aver fatto visita a sua madre, tornò a casa e ripensò a quanto gli era accaduto il giorno prima. Iniziò a preoccuparsi di quello che aveva detto lo sconosciuto. Dopo una lunga riflessione si mise in testa che anche se fosse morto, sua madre si sentiva meglio e voleva gli ultimi 5 giorni voleva gli ultimi 5 giorni con lei. Lui si è distaccato di più, diciamo, è stato più originale nel contenuto, però meno fedele nella forma. Quindi quando c'è uno sforzo più sul contenuto del cercare una situazione diversa, c'è appunto. Poi ce n'erano altri, torniamo, dov'è? Aspetta. Sono frutto di revisioni successive. C'è una revisione perché ovviamente loro l'hanno fatto a tema, scrivendola a mano, e poi c'è stato la ricopiatura, cioè io ovviamente ho fatto delle correzioni, ma vi assicuro che erano già così, insomma, al di là di qualche piccola correzione appunto anche di tipo ortografico che c'era, insomma, però nella sostanza erano già ben definiti. Su alcuni, poi ovviamente vi sto facendo leggere, ce n'erano altri.
che uno era questo, perché ce ne sono stati pubblicati in due pezzi. E rieccolo qua. Quella che l'ha trasformata in due gatti, perché ha proprio cambiato completamente. O anche questo, il computer. Luigi, un ragazzo di 14 anni fissato con la tecnologia e piuttosto asociale, per esempio lui qui aveva usato la parola nerd, no? Questo acronimo, quindi gliel'avevo un po' corretto. Si svegliò una mattina di luglio e accese il proprio PC. La sua scrivania era a soqquadro quella mattina. Cioè, ha usato soqquadro. Non l'avrebbe mai scritto soqquadro in un tema. Cartacce di merendine e fogli strappati la ingombravano. La mamma lo sgridava sempre per questo, ma lui non l'ascoltava mai. Perché non ti accendi? Lo schermo del computer non dava segni di vita. Ecco, non dirmi che ti sei preso un altro virus, esclamò Luigi preoccupato dopo che lo schermo diventò paurosamente blu. Dai, accenditi, insisté Luigi premendo più volte il tasto power, ma il computer non reagì. Era preoccupato, non voleva finire tutti i suoi risparmi per ripararlo di nuovo. Mentre stava per lasciarsi prendere dalla disperazione, si accorse che delle cartacce stavano bloccando la ventola di areazione. Ta-da! Finalmente il computer si era acceso. Luigi aprì il browser e così riuscì a guardare la sua serie TV preferita. E questo ovviamente ha cambiato completamente la situazione, ma è stato dentro. E questo invece è quello trasformato in animale, Romeo, un gatto grassoccio e nero come la pesce, vide un altro gatto che scendeva il muretto più vicino, era Balù. Si trovavano sul marciapiede davanti alla graziosa casetta un po' diroccata della padrona di Romeo. Questa è una bimba che scrive tantissimo, quindi per lei stare corta era difficile. Al di fuori del possente muro di pietra che separava la strada dal minuscolo giardino fiorito, vedete, molto ricca di aggettivi. Miau, fece Romeo indispettito, vedendo che l'altro si avvicinava con aria di sfida. Il pelo diventava sempre più ispido e la coda si alzava. Si girò. Miau, miagolò ancora, ma l'altro ormai vicino si limitò a soffiare dal naso per provocarlo. Romeo tirò fuori dal folto pelo le unghie ben affilate e si alzò sulle zampe posteriori scagliandosi contro Balù. L'altro per tutta risposta lo imitò e lo scagliò verso il centro della strada, proprio mentre passava una macchina che non aveva certo intenzione di fermarsi. Con un miagolio di paura, Romeo scattò il più velocemente possibile sull'altro lato della strada, scambiando un'occhiataccia a Balù, che stavolta miagolò come per dire che non era finita lì. Mentre le macchine correvano veloci sull'asfalto delle due corsie che li separavano, Romeo si sentiva fortunato per averla scampata, ma allo stesso tempo ancora in pericolo perché forse si sarebbero azzuffati di nuovo. E anche questo, vedete che pur essendo completamente cambiata la situazione, però funziona perfettamente. Cioè, a volte dare uno schema, cioè sembrerebbe di limitarne la creatività dandogli una cosa così stretta, perché le maglie erano molto ben definite cosa dovevano fare, ma in realtà per loro è un aiuto. Perché anzi quella parte di creatività che viene fuori viene poi in qualche maniera esaltata proprio dal cioè devono più che inventare di netto una situazione. Se io gli avessi dato come consegna scrivi un breve racconto dove hai un protagonista, si svolge un breve dialogo, queste cose non sarebbero venute fuori perché non avrebbero saputo come fare. Mi fermo se vuoi, se no ce n'è un altro, se volete fare una pausa, sì, magari si prende dopo perché c'ho un altro esempio. Ovviamente questi sono, giustamente faccio osservare, non è proprio la prima stesura, ma è appunto il primo lavoro è stato farlo in classe come verifica d'italiano. Poi, una volta riportata la verifica, gliel'ho fatti ribattere al computer tenendo di conto di quelle indicazioni che erano state fatte, quindi un lavoro sulla correzione. Quindi ci hanno riflettuto sopra e poi alla fine, quando erano pubblicabili, l'abbiamo spediti in internet per l'appunto, perché io ci tengo che siano formalmente, perché gli ho detto non si pubblica niente se non è corretto, anzi una attenzione maniacale a mettere gli accenti dalla parte giusta, a usare il numero giusto degli spazi, cioè proprio per abituarli alla precisione, perché altrimenti non ce la facciamo. Cioè loro già appunto con gli SMS e queste cose utilizzano abbreviazioni, saltano gli spazi e non si dà proprio importanza alla cura, invece in questo caso cura anche maniacale, no? Appunto della forma, prima di metterlo su internet, perché deve essere una cosa di cui non ci si vergogna. Sì. No, questi erano già abbastanza corretti. Il problema, cioè,
Sì, gli errori ortografici loro. Allora, appunto, questa è un'altra cosa che, cioè, avere anche lì, avere il modello di uno scrittore aiuta, certo. Aiuta tantissimo, perché già la frase è impostata. Io, ci sarebbe un altro tipo di attività ancora più avanti rispetto a questa, che è dire proviamo a imitare anche lo stile. E allora lì cominci a vedere, che ne so, vai a vedere la frase e vedi come sono i vari sintagmi, no? Come strutturarli, cioè riscrivi una frase esattamente così. Soggetto in questa posizione, poi usi lo stesso tipo di connettivo, no? Cioè proprio c'è un aggettivo, usa un aggettivo, quanti aggettivi, cioè facendolo ancora più stringente proprio da un punto di vista proprio del lavorando sulla sintassi. Quello della correzione è proprio quello di cui parlavo l'anno scorso, è appunto di provare cioè invece di correggerlo te l'errore, lo indichi, guarda qui c'è un errore, di che tipo? Cioè ti dico la famiglia dell'errore e poi ci rifletti su, perché se lo correggo io insegnante, io poi vado a vedere il voto. Questo è vero, ma lo puoi fare bene per gli errori di ortografia o comunque gli errori di grammatica, non so, il doppio pronome eccetera, ma quando si tratta magari di una principale che non è costruita bene o comunque una principale a cui manca il verbo e poi subito dopo c'è la subordinata. Il problema appunto, lì è difficile. Sì, perché? Perché non hai questi concetti di principale e di subordinata che poi li fai in terza. Quindi è come se tu cercassi di spiegare a un ragazzino a scrivere utilizzando appunto un periodo complesso che prevede la presenza di principali, coordinate e subordinate senza che lui sappia che cosa sono. Però lui, in questo caso, se è un parlante italofono, posta cioè alcune comunque diciamo strutture grammaticali ce l'ha nella testa, si tratta di farcelo riflettere però senza dirgli che cos'è, cioè questo l'ha fatto così, riprovaci anche te. Io penso che si possa anche parlare, cioè rivoluzionare anche un po', no? L'insegnamento della grammatica partendo, cioè sì. perché bisogna per forza partire dalle parti del discorso e non dall'analisi del periodo, cioè voglio dire, si può chiamare, no? Principale possiamo lasciare così perché magari comunque lo capiscono, subordinata possiamo chiamarlo un altro nome, ma sempre quella no, appunto per farglielo capire, però appunto a volte bisogna provare cioè io quando facevo l'anno scorso feci vedere l'autocorrezione, no? Cioè il tipo di indicazione che dai dipende anche, la puoi personalizzare rispetto appunto se sei in prima, seconda o terza, ovviamente puoi utilizzare dei concetti e in altri momenti non li puoi utilizzare, però ce li puoi far riflettere lo stesso sull'errore e arrivare in qualche modo a farglielo percepire come proprio come sbaglio. A volte basta farglielo leggere a voce alta, cioè molto spesso l'errore che non viene percepito con la lettura a voce bassa, un ragazzo che rilegge ad alta voce, mi capita spessissimo quando si fa la correzione magari dei piccoli testi da scrivere a casa e poi li fai leggere, vedi che mentre li leggono si fermano e si accorgono dell'errore, cosa che non si erano accorti prima, perché leggendo alla voce alta, cioè certi errori li senti. Capita sempre, sì, è vero. Li senti a orecchio, allora cercare di tirarlo fuori questa, diciamo, cioè basarsi molto spesso più che su una conoscenza indotta, appunto quella che è, mi ricordo lo diceva Tavoni l'anno scorso, no? Di richiamare quelle competenze di parlante implicito, appunto, che uno ha, e renderli consapevoli del fatto che ce l'hanno, molto spesso che quello discorso, la riflessione linguistica che venga fatta. Questo è un modo che io trovo che funzioni, cioè funziona molto bene, perché poi tira fuori veramente delle cose che se tu avessi dato una consegna, chiamiamola così, standard, non sarebbero mai venute fuori. Cioè quando te gli dai appunto anche, che ne so, anche solo l'inizio, no? Per tante attività, che ne so, anche quelle con le carte, scegli i personaggi, scegli l'ambientazione, è vero, ce l'hanno una struttura, che ne so, penso sempre al, che ne so, scrivi il racconto horror, no? Cioè la notte tempestosa, cioè il vampiro, cioè scegli i personaggi, poi alla fine però non vengono questi testi qua. Magari se gli dai un pezzetto di Frankenstein, probabilmente un pezzettino solo gli verrebbe una cosa molto meglio. Non l'ho ancora provato, ma proverò un giorno a farlo. E questo proprio perché loro, cioè i ragazzi, appunto hanno bisogno dell'esempio pratico e non tanto dell'astrazione. All'astrazione ci si arriva dopo, anche qui io uso...
cioè non uso le solite, anche se qualcosa poi per forza, no? Cioè parli di tempo della narrazione, parli del persona narrante, narratore, no? Anche se potrei per semplificare, cioè faccio dei riferimenti a delle categorie che sono ormai sono per loro note, no? Basterebbe che dice chi parla, eh? Cioè senza dire, oppure scelta del passato remoto, tempo, bastava dire scelta del passato remoto per raccontare, cioè a quel punto non fai più riferimento a quella, alle categorie appunto dello strutturalismo e vai però sempre per un, comunque una ce l'hanno ben presente la distinzione di tempo, passato, cioè anche nell'uso, insomma, quindi diciamo, bisogna cercare di recuperare quelle competenze che hanno e valorizzarle. Poi all'astrazione ci si arriva dopo, cioè da un saper fare una cosa ci si arriva, poi ce ne sono alcuni ovviamente sono riusciti peggio, insomma, però tutto sommato questa cosa qui poi funziona. Se avete voglia poi si vede anche, o se magari si vede dopo, cioè si può fare con le poesie anche questa cosa qui, oltre che con le filastrocche, insomma, si ferma o si va avanti? Allora, sono le 4:30, io se posso farei una domanda io, poi farei una pausa. Allora, se posso, è una domanda veramente ingenua. Mi chiedo, ma non sarà che questo esercizio funziona proprio perché gli viene appianata la difficoltà principale? Cioè, mi chiedo. Mediazione. Non è una... il fatto che i risultati siano soddisfacenti non può essere indizio del fatto che la difficoltà maggiore non sia la microsintassi ma la testualità. Mi ricollego a quanto diceva lei, perché bisogna partire nell'insegnamento della grammatica dalle parti del discorso e non partire dalla concretezza del testo. La testualità intesa appunto come strutturazione degli argomenti e dispositivi di concatenazione, di ripresa, eccetera. Infatti appunto poi potresti, cioè sullo stesso testo potresti farli riflettere a vari livelli, è chiaro, utilizzo, no, appunto, cioè com'è che sta insieme questo testo, ci puoi riflettere sopra, però i loro testi stanno insieme perché hanno comunque seguito una cosa che già stava in piedi e quindi seguendola passo passo anche il loro testo sta in piedi. Facendolo piano piano, l'idea mia è che imparino poi a farlo anche da soli, cioè perché è una pratica comunque che alla fine ti porta poi anche a sviluppare quella competenza al momento in cui poi devi essere un po' più autonomo. C'hai appunto una consegna di tipo diverso, un classico appunto tema, un titolo di un tema, hai una consegna da seguire. E allora, riflettendo su come altri hanno costruito i loro testi, cioè anche lì è una specie di cosa che impari senza quasi la consapevolezza di averlo imparato. Cioè, sempre in questo modo, più che soprattutto a quest'età, è più... Cioè, è la narrazione che sì, riesce più... È la narrazione che riesce normale, più facile e normale. Sì. Infatti questi testi funzionano, cioè magari con un articolo, poi uno prende un articolo di giornale, cioè la stessa cosa la puoi fare per tutti i tipi di testi. Mi chiedo proprio questo, allora diciamo col testo narrativo per lo più breve, coperto per 2/3 dal dialogo, che è la forma di narrazione diciamo più prossima alla loro quotidianità, funziona, va bene, ci svela che forse la difficoltà non è microsintattica per loro, cioè non riguarda lo stretto giro di frase, non riguarda la principale e le subordinate di primo grado. Aggiungo come notazione, sono tutti i testi, ho preso qualche appunto mentre li leggevi, ci sono coordinate per lo più avversative, per far procedere il discorso. Le temporali sono quasi tutte implicite al gerundio e ci sono delle relative. Questo è il tipo di subordinazione che c'è. Mi è caduto l'occhio su una causale a un certo punto, però voglio dire una struttura, una strumentazione sintattica
piuttosto semplice. Ecco, quindi il fatto che loro la realizzino ci fa capire che su quello non hanno problemi. Appunto, penso che questo tipo, cioè questo modo di lavorare, facendo a livelli, puoi anche, come dicevo prima, andare a ragionare proprio più su sintassi più complesse, anche lì dandogli l'esempio da seguire. Cioè, appunto, prendi un periodo, due o tre periodi di un testo, ovviamente, non un periodo inventato sulla grammatica, e poi provi appunto ad andare a fargli fare, cioè utilizzare gli stessi connettivi. Ovviamente sono cose che devo ancora provare a fare con la terza, vabbè, cioè allora, la seconda dell'anno scorso e la terza di quest'anno. Ci proverai col testo argomentativo. Poi prendi l'impegno di venire a raccontarci i risultati l'anno prossimo. M'hanno troncato sul nascere sul test argomentativo, ho detto che non ci si può mettere all'esame perché è troppo difficile, allora ci perdo troppo, capito io? No, secondo me l'esperimento è significativo di quello che si diceva prima, appunto non è detto che l'approccio anche nell'insegnamento grammaticale a partire dagli elementi avulsi dal contesto testuale sia l'approccio più produttivo, ecco. Forse invece partire dalla testualità, e quindi dalla strutturazione, intanto affronta di petto la difficoltà principale. Non so bene se possa dare dei risultati e se abbia un senso poi nella prassi didattica quotidiana. A questo punto la mia era veramente una domanda ingenua, questo lo sapete voi meglio di me. Ma l'intervento di Cristina Paoli erano queste le cose che mi faceva venire in mente. Il microfono però, perché... Buonasera. Allora, più che aggiungere, volevo anch'io raccontare un'esperienza che non avrei pensato di condividere oggi, però mi sembra che si accompagni e rafforzi bene quella appena raccontata. Io insegno una scuola media, la stessa della collega, a Livorno e tra le mie varie classi quest'anno ho una prima abbastanza promettente, per cui e anche con degli interessi linguistici che io non avevo mai trovato finora in una classe, spero non si sciufino. E quest'anno quando siamo partiti con l'Epica e con le prime letture dei miti, devo dire che erano scarsamente coinvolti. I miti sulla creazione nelle varie culture li hanno più che altro subiti. Un po' meglio sul mito di trasformazione, cos'è la metamorfosi, ho visto che su Aracne con Narciso si iniziavano un po' a scaldare. Allora ho pensato di fare un esperimento. Cioè, li ho fatti prima a riflettere bene su come funzionavano quei miti dal punto di vista narrativo, cioè che tipo di meccanismi venivano messi in atto. E poi ho dato, con largo anticipo, un lavoro da fare a casa, divisi in gruppi. I gruppi erano liberi di sceglierli loro nella maniera più comoda, più libera. E la consegna era quella di creare, inventare un mito di creazione. Consegna liberissima. Avevano anche loro dei testi di riferimento, chiaramente quelli che avevamo letto, però non così vincolanti. L'importante era però che loro rispettassero i rapporti di causa-effetto. E non disponendo di LIM e di niente, siamo proprio scuola vecchio stile, dopo una prima lettura in classe loro poi hanno realizzato dei cartelloni, delle pergamene più o meno bruciate che poi abbiamo attaccato. E devo dire che la cosa più interessante è stato che io li ho fatti leggere in classe e non ho corretto io, ho lasciato che si facessero tra loro la correzione. E ho visto che sono addirittura dei giudici più severi di me, perché andavano a dire, no, guarda, il tuo mito non funziona, perché non si capisce come mai il soggetto del mito riceve questa punizione, non sei stato abbastanza chiaro, non funziona bene il causa-effetto. Già lì mi sono stupita. C'era poi, quindi questo mi piace, che si correggano da soli e che poi soltanto alla fine ci sia la valutazione dell'insegnante.
La cosa più stupefacente è che quasi tutti questi miti erano chiaramente ambientati in una antichità piuttosto vaga. C'era poi un ragazzino che se ne stava zitto, non voleva partecipare, io lo confesso, ahimè, ho sospettato e non avesse fatto il compito a casa. Per cui l'ho chiamato e lui mi ha detto, ma no, io l'ho fatto prof, però penso di aver sbagliato, perché ho fatto una cosa troppo diversa dalle altre. Allora, lui in realtà aveva pensato alla storia di un fiume e lo aveva descritto nel suo corso, quando nasce limpidissimo torrente, scende attraversando le campagne e in un certo senso si compiace anche della purezza delle sue acque, arriva poi, scorre più lento in pianura, dove però viene inquinato. Viene inquinato perché lui passa attraverso dei campi vicino, sui quali sorge una fattoria e c'è un uomo che è rispettoso di quello che ha intorno, getta tutti i suoi rifiuti nel fiume. Grande disperazione di questo fiume che si avvicina poi alla foce, distrutto, privato di tutta la sua bellezza, sporco, melmoso, e sfocia. Sfocia però chiedendo vendetta al dio e chiedendo di essere vendicato in un modo opportuno. Il dio lo ascolta e trasforma l'uomo che lo aveva inquinato a sua volta in un fiume che passa però soltanto attraverso una zona industriale e che quindi conoscerà soltanto nella sua vita questa sofferenza di non avere mai acque limpide e pulite. Per essere un esercizio dato a dicembre in una prima, che tutto sommato lavora da 2 mesi e mezzo, non mi è sembrato male, perché appunto avendo un testo, avendone capito la struttura e i meccanismi interni, loro sono comunque riusciti a imitarlo, a riprodurlo, anche in una forma più libera e meno guidata. Grazie. Allora, esperienze positive finora, quindi che danno anche un po' di fiducia. Se vuoi cominciamo a lamentarci, ma non ti conviene. No, va bene, fa bene parlare di quelle positive. Facciamo un po' di pausa e ci rivediamo. Allora ricominciamo con la seconda parte. Appunto, io sarò molto veloce, semplicemente per farvi vedere un altro esempio. Poi appunto, se volete, su questo blog vedete anche una cosa recentissima, perché sto cominciando a far pubblicare anche le cose della prima di quest'anno. Diciamo, se i primi nella lista sono i racconti, anche questi erano stati fatti in prima da questi che oggi sono in terza, quindi sono le prime cose che hanno messo su. E arrivando poi fino appunto ad oggi, dove qui sopra appunto c'è la sfida di poesia che vi ho riassunto poi in questa tabella, no, per vedere meglio, perché sennò qui si scorre nella pagina, non si riesce a confrontare invece così. Questo invece è stata una cosa che ho dato da fare appunto proprio come una sfida per le vacanze. Questo infatti poi vedrete, sono molto vacanziere anche queste poesie che sono venute fuori. Appunto la sfida consisteva nel provare a scrivere una poesia imitando la forma, quindi dovevano stare attenti a altre cose, cioè appunto possibilmente il numero, lo schema delle rime, la lunghezza del verso. E appunto questo componimento l'avevamo letto in classe e commentato, Battendo a macchina di Giorgio Caproni. E appunto molti, come dico qui, hanno provato e si sono arresi, alcuni si sono cimentati e direi con onore. Allora appunto sono anche ironici insomma questi, perché insomma se il testo lo vedete qua sotto, non lo leggo, volevo appunto leggere questo qui di Andando al mare. Questo ha anche imitato appunto l'impostazione del titolo, appunto Battendo a macchina, gerundio, no? E qui Andando al mare, è appunto molto vacanziero. Se io ho controllato lo schema delle rime, è sbagliato ma di pochissimo, insomma c'è appunto un'assonanza invece una rima, insomma sono stati molto attenti. Questa cosa li costringe a utilizzare parole che non utilizzerebbero mai. C'è un aggettivo civettuola che doveva far rima appunto,
no, le ragazzine civettuole che fanno rima appunto con sole, civettuole non l'avrebbe mai usato, probabilmente si è fatto appunto, essendo queste sono state fatte a casa, quindi magari qualche aiuto lo possono anche aver avuto. Comunque, alzarsi la mattina con un pensiero nella mente, andare al mare tra la gente, mi preparo la borsa, cerco l'asciugamano di corsa, afferro la merendina e via corro verso il sole cocente. Arrivo e saluto la bagnina, corro a fare il bagno come rana nello stagno, come una balena nuoto e creo un maremoto. Mi cimento in un tuffo dall'esito buffo, ad asciugarmi esco fuori, mi stendo al sole sotto l'ombrellone e arrivano i disturbatori. Due bambine civettuole credono di essere ballerine, ma ad alzare la sabbia sono le prime. Mangio sabbia più non posso e alzandomi sgomento mi asciugo contro vento. Accidente a loro, dico ancora scosso, mi dovevano venire così addosso. Ovviamente, insomma, il valore poetico insomma, è discutibile, però insomma, e hanno tenuto a sottolineare quelli che appunto sono riusciti a vincere questa sfida, perché ci sono riusciti solo in tre a farlo, tutti gli altri si sono arresi perché non sapevano di che cosa scrivere, la cosa era troppo difficile, e appunto hanno meritatamente vinto questo premio della critica e della pubblicazione. E anche l'altra, montagna, colori e sapori, vedi, sono molto vacanzieri. Cara montagna mia adorata, aspetto la fine del viaggio per godermi il paesaggio, per passare una serata tra aria fresca e raffinata. Questa c'ha anche una metrica più, per gustare un bel, più corretta, per gustare un bel tramonto ed un'alba d'ammiraggio. Di pranzi deliziosi sogno l'assaggio e se penso alla polenta il mio cuore rallenta, scusate, ma è fantastico. E già divento matto all'idea di un fungo nel piatto. Non resisto alla tentazione della marmellata di lampone, di spezzatino di cinghiale, non mi basta una scodella, ne mangerei un pentolone, anche se poi sto male e non riesco a dormire. Domani mattina presto dovrò partire per una lunga camminata, attraverserò stretti ponti per raggiungere la cima dei monti e alla fine della scalata la fame sarà tornata. Appunto, se poi volete vedere e lo guardate poi anche da soli, qua su in cima ce n'è un altro appunto di quest'anno, e qui appunto ho preso il racconto, cioè la favola Alice Cascherina di Gianni Rodari, che era un'antologia, una notissima, e anche lì gli ho detto, questa era da far per casa, e ho detto cercate di rifare, non gli ho spiegato tanto qui in questo caso, gli ho detto cercate di rifarlo uguale cambiando il personaggio, quindi ci sono quelli che si sono attenuti molto di più, quelli che invece sono andati un po' più liberi, però anche se io non gli ho spiegato niente di preciso, però appunto hanno seguito, e quindi insomma, ci sono una serie di esempi, e poi ve li, insomma, se volete leggete, ora lascio spazio a qualcun altro. Grazie, grazie. Valentina Fanelli che ci parla del gioco del tabù, e mi dici la scuola che non me lo ricordo. L'Istituto Mariti di Pisa. Fauglia. Valentina Fanelli insegna all'Istituto Mariti di Fauglia. Allora, io vorrei raccontarvi un'esperienza che ho condotto in una scuola superiore, in un istituto professionale di Roma. Mi ero accorta che i ragazzi avevano difficoltà ad esprimersi, avevano carenze lessicali, e non solo nelle discipline di letteratura e storia, ma anche nella comunicazione quotidiana. Quindi ho pensato di proporre loro un gioco, appunto il gioco del tabù, che è un gioco da tavola che ha un elevato potenziale comunicativo e linguistico, a mio parere. Infatti consiste nel far indovinare una parola evitando di pronunciarne altre che sono appunto tabù. E questo comporta l'utilizzo di lessico, cercare un'alternativa linguistica funzionale e efficace.
Prima di iniziare a giocare a tabù con i ragazzi ho però fatto una premessa sul concetto di tabù, quindi ho introdotto il discorso dal punto di vista etnologico, ho parlato delle scoperte geografiche nel Settecento, quindi la scoperta della Polinesia e del tabù che ruotava attorno alla figura del capo e di tutto ciò che non si poteva toccare, come la raccolta, il cadavere, il sangue, che era tabù in quelle popolazioni. Ma poi bisognava attualizzarlo, quindi cosa è tabù nella nostra società? Un esempio può essere il cannibalismo. I ragazzi erano molto colpiti da questo tema del cannibalismo: non ci si può ovviamente mangiare, altrimenti pena la prosecuzione della specie. Ma non soltanto ciò che... il tabù non è soltanto ciò che non si può fare, è anche ciò che non si può dire, quindi c'è un legame molto stretto, perché alla base del tabù c'è la concezione che secondo cui ciò che dire una cosa è come materializzarla, renderla effettiva. Quindi ho proposto anche degli altri esempi linguistici, di tabù linguistici, ciò che non si può dire, come per esempio il termine madvedi nelle lingue slave, che sostituisce il termine per orso. Infatti nelle lingue slave manca questo termine proprio perché è un tabù linguistico. E a questo punto viene la parola, la palla passa ai ragazzi. Cosa non si può dire nella nostra lingua? Cosa è tabù linguistico? Il primo esempio che fanno è stato ovviamente quello delle parolacce e del lessico sessuale erotico, che potrebbero essere comunque degli spunti di percorsi da analizzare in classe, principalmente magari quello sulle parolacce, perché una parola diventa parolaccia, o al contrario, in uno sviluppo diacronico della lingua, perché una parolaccia diventa una semplice parola, quindi viene in mente il caso di casino. E potrebbe diventare un percorso ulteriore sulla storia della lingua, nello sviluppo diacronico, nello slittamento semantico, ma anche un'occasione di riflessione sulle possibilità che ha il parlante di trovare strategie alternative a determinati termini, quindi parole meno cariche, magari una sfumatura meno carica, però più taglienti. Comunque questo non è stato un argomento della mia lezione, perché abbiamo cominciato a giocare proprio a tabù, quindi ho portato il gioco del tabù con le carte già pronte, e i ragazzi dovevano esercitarsi a trovare la definizione del termine, trovare dentro di sé, tra le loro capacità, i termini che sono nascosti, perché non sanno di avere degli strumenti ulteriori, perché utilizzano sempre gli stessi termini, quindi erano obbligati a utilizzare la parola, ed è un gioco difficilissimo, perché inoltre è vietato mimare, e sappiamo che la comunicazione, il significato, passa anche attraverso la comunicazione non verbale, anzi principalmente attraverso la comunicazione non verbale, quindi anche per il destinatario era più difficile capire che cosa intendesse dire l'emittente. Quindi a un primo livello l'attività riguardava un'esercitazione linguistica, utilizzare termini alternativi, evitando le parole tabù. Ma poi si andava un pochino più a fondo, quindi ogni volta, ogni seduta di ogni concorrente, diciamo, di ogni ragazzo, analizzavo come fosse riuscito a farsi comprendere dalla squadra utilizzando un sinonimo, un antonimo, una perifrasi, una litote, cose che probabilmente sapevano perché avevano studiato in maniera meccanica al primo anno, ma che non sanno che si utilizzano costantemente nella lingua di tutti i giorni, nella lingua parlata. E quindi il mio obiettivo era proprio quello di svincolare la lingua dal testo grammaticale e farne capire dal testo di studio, dal manuale, e farne comprendere il valore comunicativo, il fatto che tante strategie linguistiche si utilizzano costantemente in maniera inconsapevole, e stimolare pertanto una riflessione metalinguistica.
Perciò si riprendevano tutte quelle categorie o strategie che vengono memorizzate in maniera noiosa o su cui ci si esercita in maniera noiosa, perciò può essere un esempio, un esercizio da poter proporre anche in un primo o un secondo anno per esercitarsi appunto su sinonimi, antonimi, oppure anche sulle categorie grammaticali. Per esempio capitano di fronte a una parola come sogno, se un ragazzo della squadra dice sognare, il concorrente probabilmente dirà di il sostantivo, di il nome, ecco come tirar fuori queste etichette che sembra quasi non servano a niente, ma in realtà hanno anche un risvolto nel gioco. Dunque, quindi, questo era un altro aspetto del gioco del tabù. Ogni volta appunto si scoprivano espressioni nuove, un linguaggio metaforico, cos'è una litote, per esempio, si andavano a recuperare delle nozioni che, per esempio, la litote rimane fissa a Manzoni o alla poesia, invece in questa maniera ci si rende conto che continuamente utilizziamo espressioni diverse dal linguaggio lineare. Un altro passo, un altro passaggio, un altro stimolo che questo gioco dà è un'analisi della comunicazione, perché è evidente che il messaggio deve passare, il messaggio deve arrivare, il messaggio è quindi la parola che deve essere fatta indovinare, deve arrivare al destinatario. E i due elementi fondamentali in questo gioco sono appunto l'emittente e il destinatario, perciò si può introdurre anche una riflessione sulle sei funzioni di Jacobson, però magari soffermandosi su questi due aspetti. L'emittente ha un ruolo fondamentale perché il messaggio arrivi al destinatario, che sono deve seguire alcune massime, che sono quelle di Grise, quindi la qualità, la quantità, il modo, la relazione, ma in particolare la qualità e la quantità. L'informazione deve essere esaustiva, deve essere esauriente, l'emittente deve cercare di essere chiaro, deve dire il maggior numero di cose relative a la parola che deve fare indovinare, tenendo però conto anche del destinatario e del contesto che condividono, del terreno comune che hanno, dell'enciclopedia di conoscenze condivise, perché se non si tiene conto del destinatario, difficilmente l'emittente riuscirà a fare indovinare la parola. Quindi vengono fuori tanti spunti di riflessione su, se ne parlava proprio prima, su il funzionamento e la durata della comunicazione. E dall'altro lato anche il destinatario ha una funzione molto importante, bisogna appunto tenerlo in considerazione. Lo sguardo attonito del compagno di classe che guarda, non capendo che cosa vuole dire, costringe il ragazzo che deve fare indovinare la parola a riformulare, a ritornare sul suo discorso, a ricalibrare il discorso, a scegliere le parole più opportune, e quindi facendo anche riferimento al contesto appunto condiviso, situazioni extralinguistiche, la condivisione di esperienze di classe, di gruppo, per esempio. E, fatte queste osservazioni, un altro passaggio che si può fare è creare materialmente delle carte sull'imitazione di quelle del tabù. Quindi ho assegnato agli alunni questo compito di realizzare delle carte da dare poi alla squadra avversaria. E dovevano scegliere alcuni temi, alcuni argomenti tratti dalla storia e dalla letteratura che avevamo appena affrontato, e da lì non solo ovviamente la parola da far indovinare, anche le parole tabù, quelle che non potevano essere nominate dalla squadra avversaria. E questo li ha costretti innanzitutto a ripassare, a lavorare di nuovo sugli argomenti di storia e letteratura, ma anche a lavorare insieme, quindi un approccio collaborativo, un laboratorio di un lavoro di gruppo, e a
e a ricercare le parole chiave, perché di fatto le parole tabù, che devono essere collegate strettamente al concetto da fare indovinare, non sono altro che delle parole chiave, quindi li hanno fatti ragionare sugli argomenti essenziali, i nodi essenziali degli argomenti scelti. E vorrei magari proporvene qualcuno. Allora, per esempio, Giacomo Leopardi, Recanati, poesie, l'infinito a Silvia, Ermo Colle e pessimismo. Quindi hanno notato, hanno inserito la località, hanno individuato il fatto che scriveva delle poesie, ne hanno scelte alcune in modo tale da evitare che le riproducessero, una parte del testo e infine una caratteristica della poetica di Leopardi. In questo caso la parola da indovinare era Giacomo Leopardi, le altre invece erano erano le parole tabù. Invece in un altro caso, Napoleone, Cavallo Bianco, Waterloo, Esilio, Rivoluzione Francese, Imperatore del 1800. Tutte pertinentissime, tutti nodi importanti, se non che in classe c'era una ragazza di nome Napoleone, quindi non avevano considerato il contesto in quel caso. Non avevano considerato. Oppure ce n'era una difficile, ecco, Zeugma, in cui hanno considerato un po' troppo a fondo il destinatario, cioè sapendo che la squadra avversaria in realtà non avrebbe mai indovinato questo termine, hanno scelto appunto Zeugma, indicando però tutti gli elementi, figura retorica, l'avevamo trovato nella poesia a Silvia, legato a un verbo, poesia in Chambman, non ricordo perché in Chambman, però forse era a fine di un verso. Oppure industriale, quindi hanno scelto un aggettivo, e tra le parole da evitare c'era rivoluzione, e poi non soltanto rivoluzione, ma anche tutte le altre rivoluzioni che avevamo studiato, quindi americana e francese. Questo perché bastava dire rivoluzione e automaticamente avrebbero indovinato industriale. Oppure quella americana ha la rivoluzione, perciò industriale. Allora, per evitare tutto questo hanno introdotto sia rivoluzione che americana, quindi sono stati molto attenti. Impiego in realtà qui era impegno, francese e fabbrica. Ecco, quindi questo gioco offre tanti spunti, sia per un ripasso delle categorie grammaticali, sia per un'esercitazione di tipo lessicale, cercare di trovare delle strategie diverse, far capire agli studenti che ci sono tante sfumature nella lingua. Se mi passate la metafora, come una tavolozza di colori, sta a loro scegliere se utilizzare sempre gli stessi colori oppure se utilizzarne di più sfumature. E poi può diventare anche l'occasione per riflessioni di vario tipo, riflessioni metalinguistiche, riflessioni anche sulla comunicazione, sui ruoli dell'emittente e del destinatario, sul fraintendimento in cui si può incorrere nella comunicazione, fino ad arrivare alla comunicazione distorta, quando il destinatario è convinto che l'emittente stia per dire proprio quello che si aspetta che vorrebbe che dicesse l'emittente, e può diventare anche un'occasione di costruzione collaborativa, di lavoro insieme. Grazie mille, molto interessante. Forse ci sono domande o osservazioni? C'è il microfono. Sì. No, ma effettivamente è molto istruttivo, perché fa passare con... Ah sì? Sì, solo che non sono arrivata fino alla fase finale della creazione delle carte. Nella scuola media, per parlare del tabù, ho fatto scrivere ai ragazzi un modo diverso per dire morte, perché è un tabù anche la morte, qualcosa di cui non si vuole parlare,
e hanno trovato tantissimi termini, tantissimi modi di dire, tantissime giri di parole, le perifrasi, e quindi hanno capito che la lingua è ricca, la lingua offre tante opportunità, perché fermarsi soltanto alle solite quattro modalità quando ce ne sono almeno 100? Grazie. È appunto un modo per arricchire il lessico diverso dalle interminabili liste da costruire o da creare in modo artificiale e decontestualizzato. Quindi credo che... Siamo tutti sulla stessa linea, vedo. Sì, sì, sì. Grazie mille. Grazie. A Valentina Fanelli. Abbiamo un ultimo intervento della evocata all'inizio Paola Fioravanti, che è riuscita a liberarsi dagli impegni scolastici che aveva. E non mi ricordo la scuola, abbi pazienza. Allora, Eugenio Montale, Pontedera. Allora, quindi questo in realtà è quello che c'era, che t'avevo scritto. Si può... Allora, vi chiedo perdono perché non ho slide, non ho cose di questo tipo, e quindi diventa già più difficile riuscire a comunicare, però fino all'ultimo io non sapevo se ce la facevo o no a fare questo intervento, complice un po' gli impegni, ma anche che ci abbiamo tutti a scuola, ma anche un po' non so se è particolarmente inerente essendo una scuola superiore, però siccome sono stata quasi ospitata nel corso, ho pensato che poi le occasioni in realtà di confronto davvero ci mancano tanto, perché nei corridoi il confronto è estemporaneo e spesso lamentoso, perché effettivamente siamo talmente pluridirezionali, estroflessi tante cose che non riguardano la didattica, che poi riflettere sulla didattica diventa quasi un lusso, no? E un'altra cosa che a me è piaciuta tanto è il sentire dei colleghi, posso chiamare medie? O comunque della secondaria, di primo grado. Perché? Perché, come dicevo ad alcuni, c'è un po' la moda di arrivare fino alla pancia della mamma, no? Cioè, l'università, le superiori, non ci preparano più i ragazzi come una volta. E le superiori, ma il nodo sta nelle medie, che non preparano più i ragazzi come una volta. E le medie, ma sono nelle medie. Fino a che si arriva dal ginecologo, ma la pancia della mamma non è più quella della volta. E invece io, forse proprio perché se faccio l'insegnante lo devo più alle medie che ho frequentato, credo per me che questa cosa sia importante, perché a volte ci sfugge che con tutte le criticità che ha il sistema a scuola, molto spesso a spirale, per cui i ragazzi si trovano sempre a ripetere le stesse cose ciclo dopo ciclo, le scuole medie sono il nodo. Sono veramente il nodo che uniscono il bambino all'adolescente e riescono a tenerlo insieme in una situazione sociale, di investimenti, di aggiornamento della didattica, che è paurosa. E quindi per me rimangono il nodo. Questo lo volevo dire perché, appunto, secondo me l'insegnante delle medie è fondamentale.
La situazione che... Anche per me, posso aggiungere, perché altrimenti... No, io dico no, proprio in senso, cioè, che mi arrivano i ragazzi a me da, e dagli insegnanti, no? Delle medie, però non c'è mai un contatto, anche in questo caso noi insegnanti delle superiori non abbiamo mai un contatto che ci può essere magari tra le elementari e le medie, dove i comprensivi potrebbero, avrebbero qualche, magari rarissima però, occasione di dialogare. L'altra cosa è che le medie per me continuano a essere la scuola mitologica dove si fa scuola tutti insieme, alle superiori la forbice si apre. E io riprendo l'osservazione della professoressa Troncarelli, che parlava di una criticità dell'apprendimento della lingua italiana da parte dei non italofoni quando si tratta di acquisire delle competenze metacognitive. E ribadisco, forse una teoria che, cioè che non è una teoria, per me è la pratica. Certo, e come no, e non solo i non italofoni. Cioè, finché la scuola delega metà del lavoro metacognitivo alla famiglia, è logico che il non italofono avrà nell'ambiente in cui vive, e anche per la provenienza linguistica, dimezzata la possibilità, cioè, di elaborare con gli stessi tempi un sistema metacognitivo che gli permette di avere un tipo di pensiero, di linguaggio, eccetera, eccetera. E qui vengo di nuovo alla famigerata terza E del liceo Montale, nella quale insegno e che continua a me a dare più sconfitte che rivelazioni. E mi riaggancio, questo scusatemi, al discorso che aveva iniziato la professoressa Corsi con questa esperienza. Allora, è un triennio, questa classe era partita con 25 ragazzi, vi dico qual è l'utenza, così magari si capisce un po' meglio qual era l'obiettivo. Oggi i ragazzi sono di un terzo diminuiti, per dire la dispersione che c'è, e a volte a scuola sono in 10. Quindi creare un lavoro continuativo con loro, perché non sono sempre i soliti 10, è molto difficile. In questa classe ci sono una bimba straniera che conoscete, da 3 anni in Italia, vietnamita, una bimba con DSA, una bimba che segue un PEI, che ha una disabilità fisica forte, in carrozzina, e anche un ritardo di apprendimento. E è la più favolosa di tutte perché la scuola ci sta bene, perché sta con la gente lì. Quindi insomma, e poi tutte quelle situazioni, io non so, si può dire non certificate, no, però quelle situazioni, BES o non BES, i BES, che quando chiedi, ma fatemi capire, ma voi quanti libri avete letto? La risposta è 1, 2, ma io il libro non lo apro perché ho paura che non capisco. Cioè, qui c'è anche, come dire, un risvolto... ognuno fa la sua parte, io il libro non lo apro perché non lo capisco, però dietro c'è anche un peso evidente del livello a cui sono arrivati a questo triennio. Allora, di nuovo il domandone, per me è la domanda che se qualcuno trova la risposta lo ringrazio. Mentre il biennio permette di fare un programma più basato sulle competenze, al triennio per forza di cose irrompe il diacronismo, la letteratura e si parte dalla cosa più difficile. Quindi la domanda di senso, no, è sempre come proporre una cosa senza andare a fare lezioni fantasiose, però far sì che questa cosa abbia un senso. E qui mi viene in aiuto un libro che per me è stato abbastanza rivelatore, è stato scritto postumo dal marito di questa professoressa che si chiamava Carla Melazzini e è stata una delle fondatrici del progetto Chance a Napoli, che era il progetto dei maestri di strada, che oggi è andato a morire ma continua in questa associazione molto attiva. E tra le varie cose che lei diceva una cosa molto semplice, ma per noi che siamo dentro secondo me non è tanto semplice. Diceva: insegnare significa dare significato alla parola. Se il significato per essere tale non può essere imposto, ma deve essere condiviso da insegnante e alunno,
ne deriva il corollario della reciprocità nella relazione personale come nella didattica. E quanto ha, oddio, e qui c'è un errore, da imparare un insegnante da questo gioco di restituzione reciproca di significati? Ovvero, la reciprocità non è uno scherzo quando si fa Dante, perché se ci deve essere la reciprocità posso cercarla io con l'alunno, ma non posso chiedere a Dante di scrivere in un modo reciproco. Come si può trovare? E un tentativo. Mi rifaccio al canto quinto, in cui appunto i ragazzi dovevano... Vabbè, innanzitutto, come si fa con una classe così plurima, plurilingue, perché il plurilinguismo non si ha, secondo me, solo tra italofoni e non italofoni, si ha tra livelli di italofoni anche. Come si fa a lavorare in modo che si lavori per livelli? Uno, in modo che ci sia un minimo comune denominatore chiaro? Due, in modo che chi potrebbe far di più, anche questo secondo me si chiama democrazia, sarà più scomoda, però non si abbassi purtroppo e non si schiacci. Beh, io non lo so. So che a volte uno tenta, fallisce, rigiostra, e su questa cosa è venuto un lavoro che forse questo ho provato a farlo. Prima cosa, imparare a memoria. Cioè, io mi sono detta, se non voglio rinunciare al testo per il testo, posso rinunciare a Boccaccio, ma se non voglio rinunciare al testo di Dante, perché spiegare Dante senza poi averci il testo, che a questo punto perde molto, ecco, come posso fare? Imparano a memoria. Allora lo leggiamo in classe, e l'unica cosa che do a casa è imparare a memoria, perché a casa i ragazzi non fanno niente. Questo è assodato, ci si è provato in tutti i modi, ma tranne pochi, se si vuole portare avanti la classe e non scollarla, si parte dal presupposto che loro a casa non lavorano. Questo è un dilemma grosso. Allora, questa cosa dell'imparare a memoria, naturalmente, mogugni, onomatopee, di tutto. Insomma, il risultato invece è stato divertente, perché c'è stata una prima unione del gruppo. Cioè, il gruppo ha risposto a volte proprio in gruppo. Cioè, quindi sembrava quasi la scena di Johnny Stecchino nella vecchia fattoria, cioè quando, finale, no? Quando chiuso il garage, il buon Johnny Stecchino cerca di far cantare insieme insomma, i paesani. E quindi sì, questi si sono lanciati in una recita su Caronte, in una recita su Paolo e Francesca, e questo è molto banale, ma è molto vero, perché poi le cose semplici non vanno inventate, che l'imparare a memoria ti rende il testo più vicino, anche se sei un ragazzo che ha un DSA, anche se la tua comprensione magari è più limitata. E crea nel ridirlo o nel passarselo il testo, quindi esempio sciocco, sono queste 3, 6, 7 terzine, uno parte con una terzina e si segue, senza dire chi segue, deve essere un testo unico. Bene, allora interviene Marta, che è la bimba che ha più difficoltà, e magari fa i suoi due versi zoppicanti, e poi interviene la più brava, e lì effettivamente il testo ricircola, e ricircola proprio come circolano i testi classici in poesia, no? Anche i testi mitici, cioè che molto spesso erano anche orali, perché il mio buon nonno, che abitava a Siena e non era laureato, però lui la Divina Commedia la sapeva a memoria, perché sulle vie di Siena ci sono le targhe con le terzine dantesche. Ecco, quindi questo è a volte riscoprire la didattica anche un po' elementare, invece di andare a cercare la fantascienza. L'altra grande sfida, piccola però, era di dire: bene, partiamo da un testo e comprendiamolo tutti. Quindi un esempio.
Questo è un testo, una consegna data alle bimbe con DSA e sostegno che però non hanno il PEI. E a questa cosa, ora i teorici mi picchieranno, a questa consegna è stata data anche alla bimba non italofona. Perché è vero che il non italofono ha in sé la potenzialità, ma quando tu sei lì e la lingua non la sai, è un deficit. Tu lo vivi come un deficit. Poi che il professore non te la debba far vivere come un deficit è un discorso, ma se io fossi in una classe vietnamita, ha voglia a dirmi che ho la potenzialità. Nell'immanente, se tu mi fai un poeta del 300 vietnamita, forse io qualche deficit ce l'ho. Ecco. Quindi qui appunto gli studiosi potrebbero obiettare, ma come? Tu stai dicendo che un ragazzo straniero viene equiparato, no, a un ragazzo con dei deficit certificati. No, non lo sto dicendo. Nella pratica però le consegne di livello sono differenziate in questo modo. Quindi cercare di descrivere, vedete, allora i caratteri sono sempre trebuchet, queste sono cose che, cioè tecniche che ho imparato nel tempo. Trebuchet, che è uno dei caratteri che leggono bene DSA, in maiuscolo, interlinea 1,5, e poi l'evidenziazione cromatica. Perché questo riesce molto bene per i bimbi anche che hanno difficoltà di apprendimento a evidenziare la consegna in modo immediato. Niente, quindi lettura del testo del canto, stavvi minosso orribilmente, ringhia, esamina le colpe nell'entrata, giudica e manda secondo cavvinghia, via dicendo. E poi la litografia di Gustave Doré, che è una fonte visiva che è sempre utile, no? Sia per chi ha deficit di comprensione, quindi anche di linguaggio, sia per i non italofoni, perché un'immagine comunque veicola un universo più condivisibile. Semplicissima consegna, ecco una tabella in cui inserire gli elementi che descrivono Minosse. Accanto a ogni parola spiega il significato. Parola, elementi, cioè io sono stata vaga perché capissero, quindi non ci ho messo verbo, avverbio, un esempio, e poi andava compilata, quindi quali sono gli elementi del mostro, no? Che lui sta, che ringhia, c'è un modo ellittico, no? Giudica e manda secondo cavvinghia. Beh, cioè, qui bisogna un po' spiegare cosa significa per un ragazzo che non sa l'italiano. Però in questo caso il parcellizzare le parole ci permette forse di rendere il significato un po' più agevole. E insomma, l'immagine in questo senso non è proprio un avvinghiarsi della coda, però ci possono essere dei collegamenti. Quindi, prima fase per fare un lavoro che sia di tutta la classe. La seconda fase è stata poi chiedere ai ragazzi e quindi cercare di portare il testo su quella che si chiama la riappropriazione, che secondo me è un terreno molto scivoloso, perché si può rischiare di andare fuori tema. Cioè, stiamo parlando di Dante, di Minosse, del mostro. Il rischio è che la riappropriazione sia una cosa utile per far esprimere i ragazzi, ma che poi non ci sia poi la coerenza col testo. Però questa cosa spesso, secondo me, va usata, specialmente nelle classi in cui il gruppo latita, non condivide le cose, è in forte opposizione. E quella classe è così. Ai gruppi di livello corrispondono clan. Quindi inimicizie, sono classi femminili, quindi potete immaginare, non è che si picchia, cioè si picchia anche. Però generalmente agiscono in questo modo, però lei ha il compito più facile, quindi c'è anche proprio da creare un ambiente in cui si dice, sì, ciascuno fa ciò che può fare, ok? È chiaro, quindi è una cosa grossa, anche per chi c'ha consegne diverse. Però guardiamoci nelle palle degli occhi, diciamocelo, e ognuno faccia quello che può fare al meglio. Questi sono i pochi luoghi in cui invece ciascuno può fare la stessa cosa. Quindi, piccola consegna,
scusate, Dante, nel quinto canto Dante ci presenta Minosse quale giudice infernale. La figura ripresa dall'Eneide di Virgilio assume connotazioni mostruose a differenza di quelle che ci tramanda il mito classico. Minosse, guardiano degli inferi, incarna i tratti di un prodigio malefico. Senza l'uso della parola, ma con gesti dati dalle sue fattezze mostruose, giudica e invia i peccatori nell'abisso. Allora, tutto questo riassunto con i ragazzi si era fatto, eh? Cioè, prendendo da loro le notizie che avevano, partendo dal mito, da un po' di storia greca, aggiungendo qualcosa. Ora fai tu un tema, il mostro. Partendo dalla definizione di che cos'è un mostro, elabora la descrizione della creatura che per te incarna il mostro e spiega per quali cause la definisci tale e quali effetti ha su di te il suo pensiero. Me ne leggo uno, due, quanto tempo c'è? Nessuno. Vi leggo quello di Marta, il primo. Scusate l'impaginazione, invece non ho blog e questo l'hanno fatto loro, l'abbiamo rimesso insieme, ci hanno messo 10 anni perché non ci sa nemmeno l'aula informatica noi nel plesso dove siamo. E per andarci bisogna avere 2 ore perché la bimba, e deve essere bel tempo perché la bimba con la carrozzina non è uno scherzo, perché poi appunto c'è tutta questa cosa che quando uno viene alla scuola normale dice ma forse se lavorassimo, non dico qui, ma se lavorassimo in condizioni normali forse il lavoro sarebbe anche più sensato per tante cose che diventano non banali, trovare una presa, trovare un computer non infettato, eccetera. Ma non voglio entrare nella lamentela. Allora, forse ci si fa. Ecco, Marta è la bimba che segue il PEI. Il mio mostro può essere cattivo. È anche maldestro, non gli riescono le cose che fa. Marta è una bimba che è molto intuitiva e che ha un bagaglio di linguaggio ampio, anche perché a casa ha una famiglia che la segue tantissimo e quindi i progressi che lei fa spesso sono dovuti, grazie a Dio, a un contesto che la stimola sempre e non la tratta mai con pietismo, anzi. È molto antipatico e fa male alle persone e uccide. Il suo carattere è rabbioso e spesso mette il muso lungo. Ha degli amici cattivi come lui. Questo l'ha scritto lei. E certo, è un testo molto semplice, però la consegna c'è, non prestiamoci anche noi a pietismi, la consegna c'è, la coerenza c'è, il suo pensiero l'ha espresso. Un altro, se posso. Un mostro è qualcosa che ha caratteristiche al di fuori di quello che il mondo... No, questo è troppo lungo. Ve ne leggo uno di un ragazzo ripetente, sbuccione. E tra l'altro unico sopravvissuto tra i maschi, quindi potete immaginare perché braccio. Qui c'è anche questa disparità di generi, non... Comunemente, io qua ho lasciato tutto com'era, eh? Orrori, strafalcioni. Definiamo mostro un essere mitologico, un essere creato dalla nostra fantasia che ha un aspetto pericolante. Uno zombie, un centauro, una chimera. Ma siamo sicuri che non ci siano, questo è un po' Giacobbo, che non ci siano altre definizioni di mostro? Secondo me cambia di persona in persona. Qui il soggetto famoso dei francesi non c'è. Questa è una grande cosa che hanno i nostri alunni. Il soggetto lo puoi intuire, ma anche i nostri giornalisti. Il mio mostro è l'amore, perché è bello quanto terribile, perché ti fa sentire anche questo tu, come lo usano sempre, sulle nuvole, ma poi è capace di abbatterti con una forza gigantesca e ti ci vuole tempo per rialzarti di nuovo. È un sentimento devastante che sceglie cosa farne di te. E ogni volta che arriva non hai scampo, puoi provare e riprovare a muoverti in quel turbine di emozioni ma resti sempre legato ad esso e qualunque cosa tu faccia non vincerai mai. Ed è questa la cosa più bella di questo mostro, perché nonostante ti faccia male non ti stanchi mai di lui. Un altro ragazzo che ha abbandonato la scuola e non ha... Posso chiederti a questo punto, dopo che lui ha prodotto questo testo, tu cosa fai? Cioè, allora, loro li hanno scritti in un giorno, tra l'altro in cui ero malata, perché c'è l'insegnante di sostegno, ha detto, allora è libero il laboratorio, sì, andate, scrivete i testi, così rimangono. Perché? Perché poi queste cose scritte a mano, paradossalmente,
spariscono. Invece alla quinta loro ci devono arrivare con un famoso portfolio, che non è quello della Gelmini, ma è questa è la fatica che ho fatto da qui a qui, e te mi valuti questo, chiunque tu sia, straniero o della scuola. Cosa faccio? Io, allora, cosa è successo? In queste cose qui che ho sperimentato un po' più al biennio, generalmente dico, chi vuole mi dà il quaderno e glielo leggo, chi vuole glielo correggo, ok? Chi vuole il quaderno io me lo metto sotto il banco e leggo, naturalmente senza nomi. Questo è l'unico modo per cui su un testo, cioè un terzo, si può creare, io non dico un gruppo, perché il gruppo quando non c'è in terza è difficile crearlo, però si può creare un gruppo di lavoro e si può creare un gruppo di ascolto e di parola. E dalla lettura condivisa la cosa bella è che all'inizio questi ragazzi iniziano, cioè, allora chi è? Secondo te chi è che scrive? No, questo scrive. Al terzo o quarto testo, quando si legge un testo del genere, cala il silenzio, che non è il silenzio della morte, no? Assopita, è il silenzio proprio della presenza, cioè delle persone che iniziano a confrontarsi non su chi l'ha scritto, ma cosa c'è scritto. E se vedi che la cosa parte, questo non dipende da come l'hai progettato, dall'unità didattica, da Dante, dipende da quel flusso che si crea nell'aula, senza fare tanto i, come dire, i mistici, però a volte c'è, allora ci inizia a essere anche una, come dire, una restituzione tra loro proprio, per cui a me ha colpito quel pezzo lì e non mi interessa di chi è. Per cui quel pezzo lì può essere della ragazza che veramente in genere è messa un po' alle corde, e si creano delle dinamiche strane, perché sono dinamiche non dette, no? Però su quel testo c'è stato un riconoscimento, e c'è stato un attestato appunto anche di rispetto, no? Perché come dicevo, il rispetto noi insegnanti dobbiamo guadagnarcelo tanto, ma anche tra di loro se lo devono guadagnare tanto. E paradossalmente testi di questo tipo, che muovono al silenzio, passano anche una sorta di rispetto. È un testo che merita rispetto, perché io l'ascolto e mi dice qualcosa. Il percorso è continuato molto, e con molti scacchi. Perché? Perché quando poi si va a parlare del diverso, di ciò che è mostruoso, che è quindi fuori dalla norma, la via mia era di prendere appunto Minosse in testi letterari che ribaltavano il punto di vista, quindi Borges o Dürrenmatt, dove il Minosse viene a un punto di vista ribaltato, i mostri sono gli altri, io mi divertivo semplicemente a giocare, ma erano testi veramente alti secondo me, per lavorare tutti insieme. E quindi io ho preso, molto più banalmente, Sentinella di Brown, che è un raccolto molto piccolo e che spesso c'è anche nelle antologie delle medie, e poi una canzone di Samuele Bersani che si intitola Il mostro, che ha proprio questo gioco del ribaltamento del punto di vista. Però il rischio lì grosso con questi ragazzi è passare dal testo alla morale, e io ho capito che non ci compete. E chiudo con questa piccola cosa, cioè non ci compete perché? Perché la cosa che poi noi vogliamo passare attraverso queste attività è un messaggio, cioè che il diverso è uno specchio, quindi la diversità esiste nella reciprocità, e che la diversità è una ricchezza, e che la diversità è un altro modo di vedersi. Ma tutti questi messaggi che io avrei avuto la tentazione di veicolare, mi sono ben guardata di veicolarli, perché le loro consegne sui mostri di oggi tiravano fuori uno spaccato di vita loro che rischiava la catechizzazione. No, guarda, no, gli immigrati non sono, no, guarda, e non la problematizzazione. Io penso invece, me lo dico ogni giorno, che l'aspetto morale in questa sede non ci compete. Ci compete di prendere quello che loro dicono e
dare rispetto alla loro parola. Quindi dire, tu hai espresso la tua idea in un ambiente comune. Esprimendo la tua idea hai dato parole. Quindi oggi quello che mi interessa è che la tua parola aumenti. Quindi aumenti nel lessico, aumenti nella capacità di declinarsi, aumenti nella capacità di convincermi e che ci sia una persona che possa risponderti. E non porta a nulla questo, non c'è una conclusione. La conclusione è stata tornare al testo di Minosse e capire che da tutte queste analisi che avevamo fatto, anche per Sentinella, ve lo faccio vedere un attimo, sempre sulle stesse linee, in modo tale che i ragazzi avessero la solita consegna da ripetere. Quindi trovare anche nel racconto di Brown che cosa? Le espressioni che identificavano il nemico. Il racconto di Brown si svolge in modo tale che alla fine questo nemico che deve essere combattuto da in una guerra fantascientifica e che ha tutti i tratti del mostruoso, in realtà è l'uomo, l'unica altra razza intelligente. Quindi qui i ragazzi devono capire attraverso gli elementi linguistici, solita consegna e il significato, poi riuscire a capire chi era il nemico. Di nuovo rielaborare questi elementi linguistici in modo da vedere se avevano capito il racconto. Quindi la parte di comprensione e di produzione sul testo, molto fedele al testo, perché parti dalle parole del testo, e la parte della creazione poi dovrebbero fare quel nodo che significa che il ragazzo è riuscito con le sue competenze non solo a dichiarare il sé, e su questo loro hanno delle competenze altissime. La grande sfida è che questo dichiarare il sé diventi anche la capacità di dichiarare il mondo esterno, che magari non mi tocca in questo momento. Questa, secondo me, è la vera competenza linguistica a cui dobbiamo puntare senza buonismi e senza norme troppo farisaiche. E è una strada aperta, perché è la scoperta dell'acqua calda, che se una cosa ti tocca, tu la parola ti sforzi di trovarla. Ecco, però il fatto che tu l'abbia trovata, bene, ci indica la porta, il cammino, perché tu la trovi in quella che si chiama prima la classe, che è il gruppo, e poi quella che dopo si chiamerà cittadinanza. Concludo solo facendovi vedere che alla fine niente, è venuto fuori anche noi non abbiamo nel nostro indirizzo, altri indirizzi ce li hanno, ma noi non abbiamo le LIM, non abbiamo proiettori, abbiamo un computer che tutte le volte che ci metti una penina torni a casa e ti cancella tutto, quindi non lo usiamo mai, e facciamo cartelloni, che secondo me è un buon modo per usare la grafica loro. In questo cartellone che è in classe, perché loro abbiano comunque una sorta di linea del tempo dei lavori che facciamo, c'è tutto il discorso che abbiamo fatto, quindi l'etimologia, che non è una cosa affatto banale per loro, visto che il latino non lo sanno, e poi tutta una serie di morso, di estratti dalle loro consegne, che gli stiano davanti, che hanno scelto altri lettori, non loro. Ok, quindi a me piaceva questo pezzo, a me questo pezzo, e che sono, ecco, il nuovo testo fatto da un gruppo classe, che è stato veramente in quel caso un gruppo in grado di lavorare a più livelli su una consegna e di creare una sorta di lavoro che era di ciascuno e di tutti. Grazie, io chiedo se avete domande per Paola, suggerimenti? No, sono le sei. Allora, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti oggi, ma ancora di più ringrazio
tutti voi che avete partecipato a questo ciclo di incontri. Che dire, io ho imparato delle cose, soprattutto ascoltando gli altri e paragonando e confrontando i problemi che incontro tutti i giorni con quelli dei colleghi che ne incontrano altri, ne incontrano di simili, di diversi, con studenti di fasce d'età diverse, con problemi, realtà sociali anche molto diverse da quelle che conosco io. Vi ringrazio, spero che sia stata un'esperienza positiva anche per voi e vi saluto e spero di vedervi presto anche in altre occasioni. Grazie.